Possiamo? Pure qua. Ok. Buongiorno a tutti. Allora, prima di fare l'appello, volevo ricordare che siamo in Consiglio Comunale sempre in modalità mista, per cui la votazione sarà anche oggi per alzata di mano per permettere ai consiglieri a casa di poter votare. Allora, segretario, prego con l'appello. Buongiorno. 22 febbraio 2021, sono le ore 9:40. Salvatore, vedi tu la registrazione? La partita. Sono le ore 9:40, procediamo con l'appello. Gugliotti Giovanni, Cassano Annibale, D'Ambrosio Antonio. Presente. De Bellis Agostino. Presente. Di Pippa Giambattista, Giannico Stefania, Notar Francesco Rosanna, Perrone Vito, Rochira Raffaele, Rochira Walter, Sacchetto Eugenio, Scarcia Palma, Spierto Pietro, Tanzarella Roberto, Terrusi Maria, non ci sta, assente, Tria Tommaso, Tucci Simonetta. Sono presenti 16 su 17 componenti assegnati al Consiglio Comunale, 2 modalità video. Il numero dei presenti rende valida la seduta. Prego, Presidente. Grazie. Sì. Attiviamo il primo punto. Guarda, c'è il pallino verde. Abbiamo verbalizzato comunque le presenze. Sì. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Comunicazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari. Comunicazione ai sensi dell'articolo 29,2 del regolamento del Consiglio Comunale. Prego, Sindaco. Grazie. Sì, prego. Ci siamo? Ok. Buongiorno a tutti. Io, se mi è consentito, vorrei solo fare 2 brevissime comunicazioni, forse anche inusuali. La prima è riferita al nostro Gabriele Gravina, che è stato qui a Castellaneta, è stato proprio in questa sala consiliare, ci ha onorato della sua presenza ed è in lizza, come tutti sappiamo, per la riconferma alla presidenza nazionale della FIGC, quindi l'in bocca al lupo della sua città natale. Credo veramente di poter parlare a nome dell'intera comunità castellanetana, come devo dire, anche se parliamo ovviamente di una carica minore, indubbiamente, ma anche il nostro concittadino Agostino Greco è stato eletto presidente provinciale della Federvolley, e quindi anche lì un altro, come dire, motivo di vanto per Castellaneta. Quindi due, come dire, tappe importanti per nostri concittadini che danno lustro a Castellaneta, e mi sono permesso di parlarne ora in apertura di Consiglio Comunale, anche come dire, salutando con estremo piacere il ritorno fra questi banchi del dottor Annibale Cassano. Quindi anche, come dire, da parte sua, che con l'uno e con Gabriele soprattutto è un amico, giocavano insieme nella Pro Lazio, quindi sapevo di questi rapporti, ne abbiamo parlato, non siamo visti in altre circostanze, quindi
era veramente, penso a nome di tutto il Consiglio Comunale, era veramente l'occasione per salutare Gabriele, per salutare Agostino, anche alla presenza di Annibale e la sua presenza, ovviamente, oltre che sul piano umano, personale e quant'altro, ma anche dal punto di vista politico. Lui è sostanzialmente la memoria storica di questo Consiglio Comunale, no? Io mi ricordo quando stava Andreotti in Senato, che tutti si rivolgevano a lui per chiedere, sai, indicazioni o, come dire, magari passaggi passati che nessuno ricordava. È lui il decano, sì. Bene, fatta questa brevissima parentesi, Presidente, vado alla lettura dei punti. Qui delibera di Consiglio Comunale numero 49 del 30/11/2020, ratifica delibera di Giunta Comunale 106 del 15/9/2020. Variazione al bilancio 2020-2022, anticipazione dei punti all'ordine del giorno della seduta del 30/11/2020. Numero 51, ratifica delibera di Giunta Comunale 106 del 15/9/2020, variazioni al bilancio 2020-2021. Numero 52, interrogazioni e risposte. Numero 53, del 30/12/2020, interrogazioni, interpellanze e mozioni. 54 del 30/12/2020, comunicazione dei verbali delle precedenti sedute consigliari, comunicazioni ai sensi dell'articolo 29,2 del regolamento del Consiglio Comunale. Numero 54 del 30/12/2020, scioglimento della convenzione di segreteria comunale tra la provincia di Taranto e il Comune di Castellaneta. Numero, questa è 55. Numero 56 e 30/12/2020, approvazione e convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale fra il Comune di Castellaneta e il Comune di Rizzano. Numero 57 del 30/12/2020, ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20, decreto legislativo 175 del 2016. Approvazione. Grazie Presidente. Grazie Sindaco, se non ci sono osservazioni i verbali si ritengono approvati. Per cui passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Piano di zona per le edilizie economiche e popolare, PEP, e per gli insediamenti produttivi PIP, verifica delle aree e determinazione del loro prezzo unitario anno 2021. Prego Sindaco, le passo la parola. Sì, grazie Presidente. Allora, come tutti sappiamo, ormai abbiamo una certa esperienza, questo è un provvedimento che è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione. È necessario che la massima assise determini quelli che sono gli importi per i piani di edilizia residenziale piuttosto che per i piani degli insediamenti produttivi. Motivo per cui oggi sostanzialmente noi stiamo confermando quelle che sono le statuizioni, quindi già fatte, quelle che sono le determinazioni delle precedenti delibere consigliari, quando sostanzialmente nel 2014 procedemmo ad una riduzione di quelli che erano gli importi stabiliti negli anni precedenti, soprattutto per le zone PIP, perché ci rendemmo conto che si trattava di importi assolutamente fuori mercato, quindi che non erano paragonabili a quanto stabilito nelle altre cittadine, anche limitrofe a Castellaneta. Motivo per cui decidemmo all'unanimità in quel Consiglio Comunale di abbassare gli importi. E quindi sostanzialmente stabilendo di mantenere inalterati 7 euro sostanzialmente a metro quadro per le zone PIP, noi ci apprestiamo quindi a queste previsioni, inserirle ovviamente nel bilancio, e quindi come atto propedeutico io, affinché si possa licenziare quindi il bilancio di previsione, chiedo che si possa quindi approvare preliminarmente questo provvedimento. Grazie. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Prego, consigliere Occhira, un attimo. Prego. Analizzando i prezzi, sicuramente sono bassi
rispetto a prezzi richiesti da altre amministrazioni a noi intorno. Solo dovremmo comunque chiederci come mai, proprio perché sono stati prezzi determinati già dal 2014, nessuna azienda vuole inserirsi sul nostro territorio. E dovremmo comunque, perché qualcosa ognuno di noi la sa, secondo me trovare il modo di dare l'incarico a qualche professionista per vedere come liberarci della zona PIP del vecchio. Perché lì, anche se lo diamo gratis, a mio parere, non si inseriscono aziende su quel territorio. Un'altra cosa che volevo dire è se nella determinazione di mercato dei prezzi questa volta è stato tenuto conto anche delle zone economiche speciali e di Castellaneta, che potrebbe essere una possibilità, fermo restando che logisticamente le nostre due zone PIP non sono appetibili. Grazie. Grazie consigliere Rocchia. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento? Se non ci sono altri interventi, prego sindaco, può rispondere. Posso io? Sì, grazie. Allora, credo abbia toccato due aspetti importanti per la vita di un territorio. Allora, cosa fare della zona PIP2, zona del vecchio, per capirci? Ne parlavo non più tardi di 10 minuti fa con il consigliere Perrone su cosa fosse opportuno fare, non fare, che impegni prendere. E credo che vada affrontato in una conferenza di capigruppo, senza nulla togliere neanche alle commissioni, alla quale conferenza di capigruppo vorrei partecipare pure io, perché proprio sulla zona dell'Aquila credo che ci siano degli approfondimenti che io vorrei fare insieme a tutti i capigruppo, per poi arrivare con una decisione in questo Consiglio Comunale. Sono perfettamente d'accordo con te. Andiamo alle ZES. Castellaneta è l'unico comune che ha chiesto di partecipare a ben due ZES. Una con gli altri paesi, quindi Palagiano, del Tarantino, diciamo, così, ma non perché siamo più bravi degli altri, vogliamo necessariamente distinguerci dagli altri nella maniera più assoluta, perché c'è la massima condivisione con tutte le altre realtà locali. Non a caso giovedì pomeriggio saremo tutti i sindaci di questo versante, saremo ad approfondire alcune tematiche, anche tipo il Gallo, altri aspetti che, come dire, richiedono un approfondimento congiunto da parte di tutti i sindaci. Quindi noi stiamo nel, sto per dire, patto del versante occidentale, e quindi con i paesi del versante occidentale ci siamo candidati quindi ad una ZES, così legata al porto. Così come per quelle che sono le potenzialità del nostro territorio, abbiamo ritenuto di giocarci anche un'altra carta, che è quella di un'altra ZES nella zona industriale, non in zona industriale, quella che abbiamo individuato ora come zona industriale, ma soprattutto come piastra logistica, che è quella di Grotta Lupara. Con Gioia del Colle e Acquaviva abbiamo ritenuto di fare squadra su questo tema. E quindi siamo in attesa che però il governo decida un attimino cosa fare. Quindi è la regione ovviamente che ha voce in capitolo a livello territoriale nelle interlocuzioni col governo su questi temi. Noi, dialogando e con i nostri, con i comuni del Tarantino a noi limitrofi, ma anche con alcuni comuni del Barese, Gioia su tutto, con il quale comune c'è ovviamente una non solo una vicinanza editoriale, ma c'è una proprio condivisione totale anche legata al fatto dei rapporti personali che mi legano da tempi non sospetti al sindaco, quindi stiamo condividendo un po' tutte le varie opportunità, perché dico sempre, noi dobbiamo necessariamente fare squadra, non ci possiamo rinchiudere nella nostra torre d'avorio, e quindi rispetto alle ZES, e chiudo se no faccio un comizio, rispetto alle ZES proviamo a giocarci la partita, stiamo provando a giocarci la partita, è ovvio che il minuto dopo in consiglio avremo delle decisioni da prendere, ma mi auguro che così sia. Quindi questo è.
Grazie Sindaco. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non credo. Per cui possiamo passare alla votazione, che anche questa volta sarà per alzata di mano. Votiamo prima in sala, per cui favorevoli al punto. Segretario, può procedere alla... No, anche da Agostino, non abbiamo visto il tuo voto. Consigliere De Bellis. Avete detto prima in... Che hai detto? Non si è vista la mano, se puoi dirlo a voce. Favorevole? È bloccato. Antonio, tu hai votato favorevole, vero? Sì, D'Ambrosio favorevole. De Bellis, non abbiamo visto il voto. Agostino? Consigliere De Bellis? È bloccato. Mi sentite? Ecco, ecco. Ah. Consigliere De Bellis, non si è visto il suo voto. Favorevole. Favorevole, ok. Per cui passiamo a votare. Sì, 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 sì. Sì, sì. Votazione. Sì, votiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli. Tutti quanti, all'unanimità. Sì, 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 sì. Allora, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021. Approvazione. La parola al sindaco. Prego. Posso? Sì, grazie Presidente. La cosa che più, come dire, mi interessa mettere in evidenza è che finalmente, rispetto a quelle che sono le nostre previsioni sulle opere pubbliche, stiamo arrivando a conclusione rispetto a un percorso avviato che come dire, mi sta, ma ci sta particolarmente a cuore. Vorrei soffermarmi su pochi punti, perché anche qui non è il caso di comiziare, ma dei, come dire, degli aspetti da condividere tutti quanti insieme, credo sia importante individuarli e sia importante approfondirli. Abbiamo ben due progetti relativi a Castellaneta Marina, ma relativi all'ecosistema Castellaneta Marina. Uno per la crescita della resilienza ecosistemi forestali, seguito da un professionista. L'altro invece è interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale. Quindi ci sono ben due interventi che riguarderanno la Pineta, la riserva di Castellaneta Marina, che siamo riusciti ad ottenere e che dopo lunghe attese legate ovviamente al calvario dei pareri, una via crucis, una messa cantata, siamo forse arrivati a buon punto, quindi uno è partito, l'altro credo stia partendo, quindi si tratta di interventi importanti per Castellaneta Marina, visto che in più circostanze, non ultimo, siamo usciti anche in televisione con Bevilacqua e abbiamo parlato della riserva di Castellaneta Marina, del patrimonio forestale di Castellaneta Marina, abbiamo parlato di tutte quelle cose di cui stiamo parlando oggi. Bene, proprio su questo tema stanno partendo ben due interventi importanti, finanziati dalla Regione tempo fa, per la verità, ma che dopo le lungaggini legate all'acquisizione dei pareri finalmente stanno per vedere la luce. Quindi vorrei sottoporre questo all'attenzione del Consiglio, ce li abbiamo qui nel nostro piano triennale, così come paesaggi costieri, che credo possa cambiare il volto di Castellaneta Marina, lo dico non per esagerare o per usare troppa enfasi, ma da quando ero bambino vedo quelle discesine a Castellaneta Marina con i tufi, proprio sembra una cosa abbastanza arrangiata, ma comunque di necessità virtù, no? E invece veramente, se anche lì siamo ormai addirittura d'arrivo sull'acquisizione dei pareri, potremmo partire con quest'altro intervento che veramente potrebbe far svoltare il lungomare con le discese a mare. Interventi anche sulle dune, ovviamente nel massimo rispetto di tutta la vincolistica, trattandosi di una zona molto complessa dal punto di vista naturalistico paesaggistico. Quindi anche questo è un altro intervento del quale vado, ma penso di poter parlare veramente a nome di tutti, andiamo particolarmente fieri.
efficientamento energetico della Colludi, l'abbiamo ottenuto con il piano annuale di diritto allo studio, e con quella richiesta hanno attinto fra quello che era il nostro parco progetti sulle scuole, candidato al piano triennale delle opere pubbliche dell'edilizia scolastica regionale. Bene, con la richiesta inserita nel piano annuale diritto allo studio hanno ripescato, come dire, questo progetto, e siamo anche lì per partire con l'efficientamento energetico della scuola Colludi, che ricordo a me stesso è stata la prima scuola adeguata sismicamente della provincia di Taranto. È vero che ci ha fatto penare negli anni scorsi, ma è anche vero che oggi è una scuola adeguata sismicamente, che andremo ad efficientare dal punto di vista energetico, scusate se è poco. Così come anche la Casa del Parco all'ingresso di Castellaneta e nell'ex macello comunale. Bene, non è necessariamente la sede del Parco delle Gravine, è la Casa del Parco. Casa del Parco, un finanziamento del GAL che siamo contenti di aver intercettato. Per quanto riguarda invece la sede del parco, tutto quello che riguarderà il Parco delle Gravine, deve essere oggetto di discussione in questo incontro con tutti i sindaci della zona, al quale incontro parteciperò, per rimettere a posto un po' tutti gli equilibri territoriali. E quindi voglio chiarire che oggi noi siamo riusciti ad ottenere un finanziamento al quale hanno partecipato tutti i paesi, ma noi qualsiasi cosa facciamo a Castellaneta deve essere in sintonia con gli altri comuni, non deve essere in rottura con gli altri comuni. Questo è il messaggio che voglio lanciare anche pubblicamente. Quindi questo intervento sull'ex macello comunale può servire a noi, serve sicuramente a riqualificare un'area anche compromessa, oserei dire, per scelte che non appartengono a questa amministrazione, ma scelte che vengono da diversi anni, perché io in tutta quella zona avrei fatto altro. Però detto questo, come? No, il Parco delle Gravine riguarda 13 comuni. 13 comuni. No, l'idea nostra... Consigliere Perrone, non si sente se non parla al microfono. Sì, 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 l'idea del consigliere Perrone, però ne parleremo con i colleghi sindaci, è di fare più case del parco per, come dire, mettere in condizioni più comuni di godere di questa, di questo patrimonio che abbiamo noi... patrimonio gravinale, ma il tema è oggi stiamo parlando di questo intervento che è di riqualificazione di un immobile comunale, secondo me da necessariamente da riqualificare, prescindendo anche dal finanziamento che siamo riusciti a ottenere dal GAL, e rispetto alla gestione complessiva del parco ci stiamo aggiornando a questa riunione con tutti i sindaci, dove Castellaneta si siederà in un'ottica di composizione della, come dire, degli accordi a livello di versante occidentale. Saranno tutti i comuni da Massa Fraginosa e approfondiremo questi aspetti. Però oggi noi siamo riusciti a intercettare questo finanziamento. L'impianto sportivo giù alla Gaudella, che fra poco dovrebbe partire, che per la verità come dire, è un intervento minore, oserei dire, perché abbiamo realizzato ben altri interventi con somme più importanti, ma mi piace ricordarlo in un'ottica di valorizzazione, perché poi gli impegni presi ci piace mantenerli, in un'ottica di valorizzazione e di riqualificazione della nostra contrada più popolosa, non ce lo dobbiamo dimenticare e ne dobbiamo ricordarcelo solo in occasione, purtroppo non ne stiamo neanche facendo più le processioni, del 15 settembre della, in occasione giù alla Gaudella, quindi della Madonna. Non è questo il tema. Noi, poi intervieni tu, fai passare. Vuole parlare, Presidente, vuole parlare il consigliere Rochira? Microfono, consigliere Rochira. Grazie Presidente, no, solo perché eravamo in tema, Sindaco, eravamo in tema, siamo in tema di Gaudella, quindi le ricorderei anche per chi ci ascolta
la partenza dei lavori che riguardano la 15 e la 16, due ponticelli che andranno ad essere ripristinati dopo tanto tempo. Abbiamo rimodulato il progetto per quanto riguarda sia la 15 sia la 16, per poi anche riqualificare il tratto perimetrale della strada, diciamo un intervento molto importante. Stiamo aspettando, credo, diciamo la regolarità contabile dell'impresa prima che partano i lavori. Quindi a questo proposito mi preme ricordare che diciamo fare riferimento a tutto questo intervento omogeneo che riguarda la riqualificazione del piazzale antistante la chiesetta, la Gaudella. Quindi andremo a rivitalizzare, credo, uno spazio, una zona importante per la nostra Castellaneta. Grazie. Grazie, consigliere Occhila. Sindaco, lei aveva finito il suo intervento? Un attimo, sulla Gaudella. Si tratta di un intervento minore, ma secondo me molto molto importante per quella che è la riqualificazione di quella zona. Mi sta particolarmente a cuore. Un'ultima cosa era il finanziamento sulle strade di Castellaneta Marina, che è in corso di gara, di aggiudicazione, e lì pure siamo riusciti a ottenere 200.000 euro di finanziamento regionale, così come anche per la messa in sicurezza del cavalcavia di Borgo Pinito, non ce lo dimentichiamo. Anche lì credo sia stato aggiudicato, non si tratta di un importo elevatissimo, ma si tratta di un intervento molto molto utile, perché stiamo parlando del lungomare di Castellaneta Marina e da questa, come dire, infrastruttura viaria cadevano i calcinacci. Quindi questa era la situazione. Era addirittura a rischio l'incolumità pubblica. Quindi detto questo, è un intervento strategico, e anche qui, stavo per dire, siamo stati bravi a intercettare un finanziamento e credo abbiano anche aggiudicato i lavori. Quindi stiamo andando, ripeto, su Castellaneta Marina, credo sia evidente, stiamo andando nella direzione giusta. Io ho finito sul piano triennale perché non voglio dilungarmi troppo, mi riservo di parlare di ulteriori 2-3 interventi in sede di DUP e di bilancio di previsione. Grazie. Grazie sindaco. Ci sono interventi in merito al punto? Deve fare un intervento? Prego. Un attimo. Ok. Grazie presidente. Sindaco, poiché ho raggiunto la soglia dei 50 anni e la mia vista mi comincia ad abbandonare, questo prospetto non mi consente di poter leggere, quindi le devo fare alcune domande. Abbiamo più volte richiesto all'architetto De Finis, probabilmente ha capito il contrario di quello che abbiamo chiesto e quindi l'ha reso ancora più piccolo. Le volevo chiedere, la strada, sempre sul piano annuale triennale delle opere pubbliche, quindi è sempre pertinente, facendo una cosa che sta a cuore agli agricoltori. Intanto faccio i complimenti alla Giunta per tutti i finanziamenti, per quanto attiene l'ambiente, quindi la riserva biogenetica, che si abbina all'ambito turistico e non solo. Poi la pista ciclabile è importantissima. Le volevo chiedere, come stavo dicendo, per quanto riguarda la strada comunale 65, se è stata finanziata, se abbiamo raccolto tutti i pareri, se è prossima al ripristino e quando avverrà e qual è l'importo. Allora, ricordo che era... Sì. Grazie presidente, grazie al consigliere anche per questa opportunità che mi viene data. Allora, la strada comunale 65, che è chiusa da anni, lo ricordo perché più volte sono stato interrogato su questo e penso sia utile anche che i cittadini abbiano cognizione di quello che si sta facendo. La strada comunale 65 è interrotta perché l'ex discarica, quindi è la strada per andare da dietro, per capirci, alla Gaudella.
molto utilizzata dagli agricoltori. Che succede? Lì quel ponticello rifatto anni fa in realtà è caduto in occasione dell'ultima alluvione importante, dell'ultimo evento calamitoso che ha purtroppo riguardato l'agro di Castellaneta. In quella circostanza venne giù buona parte del ponte e noi da subito abbiamo iniziato a progettare un nuovo ponte che era sostanzialmente lo stesso della volta prima. Quando siamo andati in ADB per farcelo approvare, per farci dare i pareri, sostanzialmente ci hanno bocciato il progetto. Perché, ma non vorrei dilungarmi troppo, però fermiamoci proprio due minuti. Noi abbiamo ottenuto qualche anno fa qualche milione di euro per le strade rurali, vi ricordate? E ne abbiamo asfaltate più di una decina, quindi lo ricordo per il beneficio di tutti. La prima strada che abbiamo candidato è stata la 65 e non ce l'hanno approvata. Perché? Il bando per le strade rurali, per il finanziamento sulle strade rurali, che prevedeva l'utilizzazione di tutta una serie di tecniche di realizzazione di asfalto e quant'altro, in realtà cosa prevedeva? La realizzazione della stessa strada che era stata, come dire, distrutta dall'evento calamitoso. E questo va bene sulle strade normali. Sul ponte non va bene, perché quando siamo andati alla DB ci hanno detto dovete cambiare progetto. Cosa che poi abbiamo fatto e non ne parliamo. Quando abbiamo cambiato progetto, ci ha detto la Regione non vi possiamo più finanziare quella strada, perché non è una manutenzione straordinaria dell'esistente, è un nuovo progetto, è una nuova opera che nulla ha a che vedere con quella precedente. Quindi non può essere finanziata con quel finanziamento. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un progetto e l'abbiamo candidato ad un altro finanziamento, perché nel frattempo, ricorderete tutta la polemica e anche, come dire, un po' voluta da precedenti amministratori di opposizione, tutta la polemica sull'impianto di affinamento realizzato svariati anni fa e mai entrato in funzione. Bene, noi abbiamo fatto un progetto che prevede la rifunzionalizzazione di quell'impianto e siccome quell'impianto, che cos'è? È un anello che passa anche di lì, nel sistemare quest'anello noi sistemiamo il ponte, per capirci. Viene sistemata tutta quella zona, questo abbiamo fatto. Grazie a Dio il finanziamento è arrivato, anche lì un calvario, pensate solo all'autorità di bacino, tutti gli studi idraulici da fare, li abbiamo fatti, è in corso di aggiudicazione, non so se è stata già aggiudicata l'opera, quindi se Dio vuole fra poco partono i lavori. Partendo i lavori capirete bene che andiamo finalmente dopo diversi anni a sistemare quella strada, ma questa volta messa in sicurezza nel rispetto delle indicazioni date anche dall'autorità di bacino a seguito di studio idraulico. Non siamo andati e abbiamo rimesso l'asfalto dove prima c'era e se l'è portato via l'acqua. Stiamo facendo una cosa più importante, è una nuova opera. Ok? Questa è la strada comunale 65. Prego. Grazie, grazie Sindaco. Una bella notizia, una notizia attesa dagli agricoltori, anzi una doppia notizia perché c'è anche il depuratore che l'acqua è uno dei beni più preziosi, quindi il recupero delle acque reflue per usi agricoli è una cosa nobile, una causa nobile per, per il futuro anche delle prossime generazioni. Un'altra tematica importante che riguarda i più piccoli, quindi i nostri figli, forse ha fatto cenno e sono stato distratto, riguarda l'efficientamento della Collodi, l'ho sentito, però la nuova scuola Parco Valentino, se non sbaglio, non ha fatto cenno, Sindaco, stavo distratto. Non ne ho fatto cenno perché fra quei 2/3 interventi di cui devo parlare dopo, se volete vi anticipo, il tema è su questi interventi, perché io ho lo stesso problema del consigliere Perrone, anche a me l'età avanza e non riesco
a leggere un neanche un intervento, mettiamola così, no? L'ho spiegato più volte agli uffici, ma non vengo ascoltato. Vabbè, andiamo avanti, no? Dicevo, questi sono interventi rispetto ai quali abbiamo ottenuto dei finanziamenti sovracomunali, quindi non li stiamo realizzando con soldi nostri, se non alcuni cofinanziati in minima parte, per la verità. Ci sono altri interventi che invece stiamo realizzando integralmente con soldi nostri, e di questo ne parlo in sede di bilancio, perché quando poi mi viene chiesto che state facendo col bilancio, lo spiego. Questa è la sintesi. Sì, grazie Sindaco. Sì, un'ultima cosa su questi finanziamenti del piano annuale triennale, che riguarda sempre diciamo la sicurezza dei cittadini nell'ambito di Castellaneta Marina. Il finanziamento della progettazione dei sottopassi, che sono appunto un pericolo, mi passo di capire in fase di discussione in commissione bilancio che sono stati finanziati i progetti, quindi un grande passo in avanti, un importante passo in avanti, perché la, diciamo, per la protezione civile, per il deflusso, perché sappiamo bene sul lungomare quello che accade ad agosto, diventa una grande opportunità per la nostra località. Quindi se vuol far cenno ora o dopo, Sindaco, va bene lo stesso, perché mi è parso di capire che è arrivato un finanziamento importante riguardante la progettazione. Grazie. Io devo dirvi che credo non sia stato inserito in questo piano triennale quel finanziamento che abbiamo ottenuto per un motivo: non ce la facevamo con i tempi. Ho preferito, non abbiamo inserito il finanziamento per le progettazioni per i sottopassi di questa maniera. Ce l'hanno comunicato in ritardo, quando 840.000 euro, quando di fatto tutta la procedura relativa al Consiglio era già stata ultimata. Però, visto che il consigliere Perrone ne ha parlato, vorrei fare un ulteriore passaggio su questo. L'intervento di ampliamento e messa in sicurezza dei sottopassi di Castellaneta Marina, rispetto ai quali non stiamo realizzando opera, stiamo nella fase della progettazione, attenzione. Però parliamo di una progettazione di quasi 1 milione di euro, quindi capiamo che è un'opera importante. Rientra in quel piano di protezione civile, fra quegli interventi che nel piano comunale di protezione civile è prioritario, perché noi abbiamo detto cosa? Lo ricordo sempre a me stesso, che per mettere in sicurezza Castellaneta Marina c'è bisogno di 3-4 interventi. Allargamento di via Terescova, e lì siamo in graduatoria, sperando che scorra la graduatoria e che ci arrivi un paio di milioni di euro, ci arrivino per il finanziamento dell'allargamento di via Terescova. Quindi ci serve allargare via Terescova, ci serve prolungare via Scott, ma lì abbiamo l'intoppo dei pareri, perché stiamo provando in prosa e in musica con una strada di servizio, forse anche solo per i vigili del fuoco, sterrata, quant'altro, per evitare, non perché vogliamo tagliare un pezzettino di bosco, ma perché vogliamo mettere in sicurezza Castellamani. Quindi via Teresco abbiamo una sola direttrice a norma, che è Viale dei Pini, ma lì c'è bisogno almeno di 3 direttrici principali: Viale dei Pini, via Telescope e via Scott. Su via Telescope e su via Scott stiamo lavorando e l'abbiamo inserito nel piano. Dopo aver prolungato, se Dio vorrà, via Scott, e dopo aver allargato via Telescope, arriviamo ai sottopassi, perché il problema è il collegamento lungomare entroterra, entroterra lungomare, giusto? Entrate e uscite in caso di incendi, maremoti, terremoti, alluvioni, cioè in caso di eventi calamitosi, che succede? Chi sta sul mare può passare dall'altra parte, chi sta dall'altra parte ne può andare nel mare. Allora, questo è il tema, per capirci, no? E abbiamo inserito fra le priorità l'allargamento dei sottopassi, che è una cosa molto molto complessa. Abbiamo parlato della 65 e per fare lo studio idraulico e per condividere con l'autorità di bacino ci è voluto un sacco di tempo. Immaginiamo la complessità legata alla progettazione, ma anche all'esecuzione delle opere. Io mi ricordo quando fu allargato il sottopasso di Viale dei Pini, fu un'opera importante, con tecniche anche particolari, lo spingitubo. Cioè, mi ricordo, lo andai a vedere all'epoca, era una cosa carina anche da vedere, no? Quindi, rispetto a questo, io sono molto fiducioso che con questa progettazione
e con gli ulteriori interventi che stiamo realizzando su Castellana Marina, prima ho citato la messa in sicurezza del cavalcavia di Borgo Pinito, sistemando tutte queste, come dire, queste parti di Castellana Marina inserite in un unico mosaico di messa in sicurezza complessiva, queste sono tutte tessere, no? Se riusciamo a chiudere il mosaico al 100%, secondo me avremo il miglior piano di protezione civile che si può immaginare per Castellana Marina. Grazie. Grazie sindaco. Ci sono altri interventi? Non ha completato? Ok, prego. Un attimo, ok. Grazie sindaco. Sì, è stato chiarissimo. E in questo mosaico altri due tasselli che possiamo inserire sono la pubblica illuminazione su via Cicciariello, che è presente nel piano annuale triennale, e poi l'ampliamento del CCR, se non sbaglio, per 100.000 euro. Quindi c'è un'attenzione particolare all'ambiente, a Castellana Marina, al turismo. Va bene, per questi motivi anticipo il mio voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Perruna. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Voi dovete fare dichiarazioni di voto? Loro non ci vedono, quindi chiamano. Dichiarazione di voto? Prego, consigliere Di Pippa. Sì, grazie presidente. Volevo un attimo interrompere questa lunga autocelebrazione e volevo come dire, per chi ci sta seguendo da casa o per chi vedrà poi successivamente il video del Consiglio Comunale, annunciare alla città che è ufficialmente iniziata la campagna elettorale. Come accade spessissimo negli ultimi mesi di consigliatura e di mandato, ci si riserva di fare qualche opera pubblica. Il piano delle opere triennali viene definito come un piano dei sogni, un piano dove ci si inserisce di tutto, di più. Basta scorrere l'elenco e troviamo ancora la piscina comunale, o meglio, quella che viene spacciata per piscina comunale quando è un centro socio-assistenziale riabilitativo. Viene inserita la cittadella per la sicurezza, uno dei progetti che veniva sbandierato durante la campagna elettorale del 2017, di cui si è persa ogni traccia, tanto è vero che la nuova sede della Guardia di Finanza dovrebbe essere ospitata da Palazzo Catalano. E se è vero che c'è un avviso pubblicato sul nostro sito istituzionale della Prefettura che cerca una sede per i carabinieri. Un piano triennale dei sogni, un piano triennale che se venisse attuato ne saremmo tutti felici. Quello che a me preoccupa è come vengono gestite le risorse e i finanziamenti che questo ente riceve, come vengono portate avanti le procedure di gara. Uno sperpero di denaro pubblico impressionante. Se vogliamo associare a questa amministrazione un'opera, forse l'unica, almeno in questi 4 anni di seconda consigliatura, la tensostruttura, un'opera che doveva costare, progetto iniziale, 256.000 euro, siamo arrivati a 716.000 euro. E ancora, la tensostruttura, nonostante l'inaugurazione, alla presenza del nostro illustre concittadino, che il sindaco ha ricordato in apertura a Gravina, una struttura che quando è stata inaugurata non aveva neanche l'agibilità, perché nonostante i 716.000 euro spesi, si erano dimenticati di fare l'impianto antincendio. È stata inaugurata una struttura non agibile,
quando il nostro illustre concittadino è venuto nella nostra città a inaugurare la struttura. Per questo, se da una parte dobbiamo essere felici, contenti, soddisfatti se l'ente è riuscito ad avere finanziamenti, dall'altra parte, se vediamo come vengono gestiti, c'è solo da avere paura per quanto sperpero di denaro pubblico c'è. Per non parlare, uno degli ultimi casi che è stato anche oggetto di denuncia da parte del sottoscritto, prima per iscritto agli uffici e poi pubblicamente, lo sperpero di denaro pubblico della Villa dei Cigni, dove lavori collaudati nel marzo del 2020 per una spesa di 110.000 euro sono stati nuovamente oggetto di un nuovo progetto di fattibilità economica e tecnica per altri 380.000 euro per rifare parte degli stessi interventi che erano stati oggetto dei precedenti lavori, con una spesa notevolmente maggiore rispetto agli stessi interventi che la ditta Pantaleo De Pascali aveva eseguito. Ecco, ci sono giudizi e sentimenti contrastanti sul piano delle opere pubbliche. Da una parte ci può essere soddisfazione se si riescono a ricevere finanziamenti e se veramente queste opere vedranno la luce, ma ho veramente il terrore nel pensare di come questo ente sarà in grado di gestire tali risorse finanziarie. Per queste ragioni preannuncio il mio voto di astensione. Grazie consigliere Di Pipa. Mi ha chiesto la parola il consigliere De Bellis. Prego. Possiamo fare silenzio in sala perché non è facile. Allora, consigliere De Bellis, si deve attivare il microfono, altrimenti noi non la sentiamo. Ok, ho alzato il volume al massimo, penso che adesso sia chiaro. Si sente? Mi sentite adesso? Mi sentite? Sì, sì. Ah, ecco, benissimo. È chiaro che, come diceva il consigliere Di Pipa, ci sono degli interventi che vi vedono anche contento, quindi favorevole a quelli che sono dei finanziamenti presi per delle opere che possono risultare utili per Castellaneta. Però devo ricordare anche che ci sono state in passato delle opere fatte solamente per spendere i soldi. Ne cito due su tutti, e per capirci un attimino che a volte non basta prendere finanziamenti e spenderli per dire che si è fatto qualcosa per il paese. E mi riferisco al Family Friendly e ai due percorsi sulla Gravina fatti, realizzati e abbandonati, che ormai sono impraticabili. Oltre a questo aggiungerei un'altra cosa, giusto per non dire le stesse cose, che in questo piano triennale delle opere pubbliche c'è una voce che mi vede assolutamente in disaccordo, che è quella di un ulteriore finanziamento alla ditta che gestisce l'impianto di pubblica illuminazione. 125.000 euro regalati, in quanto era già previsto che la ditta facesse tutto ciò che serviva per la manutenzione ordinaria e straordinaria, e regalare ulteriori soldi dei cittadini non mi sembra assolutamente una cosa giusta. Ne abbiamo già discusso di questo, ma nel triennio regaleremo ben 450.000 euro, se non proprio 500.000 euro, laddove non eravamo assolutamente tenuti a farlo. Come succede però per gli altri anni, anche quest'anno io non voglio smontare gli entusiasmi che ha mostrato il sindaco e anche altri consiglieri, e non voterò negativamente a questa proposta di deliberazione, ma non voterò neanche favorevolmente. Il mio voto sarà un voto di astensione che dà fiducia all'amministrazione comunale, che però pregherei che tenesse più a cuore la spesa, che seppur vero non viene da fondi comunali, di bilancio comunale,
sono sempre soldi che vengono dalle nostre tasse. Grazie. Grazie consigliere De Bellis. Ci sono altre dichiarazioni di voto? La parola al consigliere Cassano. Ci sì, prego. No, perché ho visto il voto di astensione. Siccome io sono, come dico sempre, un vecchio rimbambito, quando c'erano i partiti si diceva sul bilancio tutti inquadrati e allineati, si vota no. Quindi questo io lo vedo, questo voto di astensione, lo vedo come un'apertura al lavoro fatto da questa amministrazione. E quindi spero che sia così fattibile questa collaborazione fra l'opposizione e la maggioranza. Solo così si può crescere. Grazie consigliere Cassano. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Rocchina. Un attimo. Io prego. Anticipo il mio voto favorevole anche in relazione a quanto ha detto il collega Vito Perrone, ma anche prendendo spunto dall'astensione del consigliere Di Pippa e prendo spunto dalle parole del consigliere Annibale Cassano, credo che una riflessione io la debba fare e la voglia fare anche confrontandomi con il consigliere Di Pippa in riferimento a quanto da lui affermato anche su canali Facebook. Anche io sono su Facebook e ho notato una sorta di come dire una comunicazione negativa per quanto riguarda questo intervento sul quanto riguarda la Villa di Cigni. Lì esordiva dopo aver speso 110.000 euro, oggi si prevede un'ulteriore spesa di 380.000 euro con la parlando di incapacità amministrativa e sperpero di denaro pubblico. Allora io, partendo da questa sua affermazione, mi sono recato negli uffici e volevo capire cosa le intendesse, perché poi alla fin fine io dovrei, come dire, dare una giusta interpretazione a quanto comunque si esprime in una determina che sarebbe la numero 278 del 19/2/2021. Bene, ora in riferimento a questa determina apprendo anche dal dirigente e chiarendo anche a tutti noi quello che nella determina è scritto, che si fa riferimento a una prima parte di lavori di adeguamento, intervento di ripristino e messa in sicurezza, operazioni di bonifica, e ovviamente nella seconda parte si procede a ulteriori interventi necessari per rendere fruibile l'intero immobile. Quindi non possiamo affermare e non possiamo, secondo me, non è corretto perlomeno dire che stiamo facendo sperpero di denaro pubblico, perché stiamo completando un'opera ai fini di renderla fruibile e funzionale e renderla appetibile al mercato, perché lì sa benissimo consigliere Di Pippa che non tanto, perché quando vuole le riflessioni le fa e le fa anche giuste alcune volte, però non la dice tutta. Non è realizzare l'opera, importante e fondamentale realizzare l'opera, ma fondamentalissimo è gestirla. Quindi ai fini di una sana gestione occorre che occorre avere un'opera, come dire, fruibile a tutti gli effetti. Quindi io, come dire, volevo soltanto confrontarmi con lei e magari invitarla ad un più corretto approfondimento. Molto probabilmente io l'ho fatto, lo deve fare anche lei, parlando non con Gugliotti o con Walter Rocchi o con Ivega Sala, dovrebbe parlare perlomeno con il dirigente Dalò. Questo è quanto. Grazie. Grazie consigliere Rocchira. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Lei l'ha già fatta però. Ma l'ha già fatta la dichiarazione di voto? Prego. Un attimo. Sì. Prego. Allora consigliere Rocchira, se lei si fa dare copia della mia... No, della determina. Della mia richiesta di modifica della delibera di giunta comunale con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica
ed economica sottoposta dall'architetto Dalò, vedrà che in maniera minuziosa contesto gli interventi inseriti nel nuovo progetto che erano già stati oggetto di lavori eseguiti ad opera d'arte, per quello che è stato certificato dal direttore dei lavori, cioè dall'architetto Gigante, dal RUP, architetto Pantaleo De Finis. Ci sono gli stessi interventi, gliene cito alcuni, come ad esempio la messa in sicurezza e adeguamento dell'impianto elettrico e di pubblica illuminazione, che era stato già oggetto di intervento per 11.000 euro, viene inserito nuovamente per altri 30.000 euro. Lei si deve leggere la relazione generale dell'architetto e dell'architetto Dalò. Poi c'è di nuovo la manutenzione della Villa dei Cigni, che era già stata oggetto di manutenzione. Poi ci sono interventi che riguardano il verde pubblico, che sono oggetto di un altro appalto in Global Service eseguito dalla ditta Selpa nel triennio 2020-2022, dove noi facciamo un intervento doppio con una doppia spesa. Io ho presentato in maniera minuziosa quelle che sono le contestazioni. L'architetto, o meglio, la giunta, deciderà se è opportuno modificare. Da quello che ho potuto apprendere io da un confronto con l'architetto Dalò, anche lui si è reso conto che forse era bene sottoporre a un ulteriore vaglio e attenzione quel progetto. Quindi attendiamo le decisioni e poi vedremo se le contestazioni che faccio io sono fondate, anche rispetto, ripeto, a prestazioni già eseguite. Grazie, consigliere Di Pietro. Un attimo. Sì, grazie Presidente, solo per rubargli un minuto. Le contestazioni lei le ha già fatte, come quando lei parla... Ma lei ha detto aspettiamo, se lei è convinto di quello che dice non ha bisogno di aspettare. Lei è giunto anche a delle conclusioni che sono sbagliate, così come anche ha fatto anche per la Miroglio, parlando di confisca, parlando all'assessore Angelillo e parlando di confisca, quando di confisca non si poteva parlare perché il reato non è stato acclarato. Faccio anche rima. Quindi, aspettiamo. Grazie Presidente. Lasciamo stare le rime. Ma giusto per un confronto. Dichiarazione di voto, mi ha chiesto la parola il consigliere De Bellis. Ha già parlato? Ok. No. Ha già parlato. Però deve sempre attivare. Ok. Prego. Per quanto riguarda due cose che sono state dette, una dal consigliere De Bellis e l'altra dal consigliere Di Pippa, vorrei che, come dire, si facesse un momento di chiarezza. Siccome noi non abbiamo da agevolare nessuno né da nasconderci dietro un dito. Dice De Bellis, ci sono 125.000 euro sulla pubblica illuminazione e quant'altro. Bene, segretario generale di questo ente, che è il notaio di questa seduta, il prima possibile, appena sarà pronta la stenotipia, gradirei che mi fosse subito sottoposta la stenotipia, perché devo far partire due brevissime note, tanto non è che devo andarla a prendere in Cassazione, come si dice da queste parti. Una nota a De Finis, che mi deve spiegare se è vero che questi 125.000 euro erano già inclusi in quello che la ditta avrebbe dovuto fare. Uno. Due, Di Pippa. Di Pippa dice, Villa del Cigno, ne avrei parlato al bilancio perché lì stiamo mettendo dei soldi di bilancio. Era in quei due o tre interventi, 2/3, uno era la scuola, l'altro la villa, cioè quelli che abbiamo deciso di finanziare con soldi nostri, per capirci, cioè, non è che è il segreto, voglio dire, di Pulcinella, lo sappiamo tutti, che è di quello che dovevo parlare. Bene, anticipiamo rapidamente la discussione. Io, dopo questo intervento, devo scrivere, perché scrivo al dirigente, che è lo stesso dirigente che a me ha detto di Pippa, e io non ho motivi di dubitare, ha detto di Pippa, dice il dirigente, sì è vero, forse qualche lavoro è stato già fatto, così ti ha detto, no? Quello stesso dirigente a me ha detto, così resta pure questo a stenotipia, che si tratta di interventi differenti. E mi spiego, la scala, no, ti sto dicendo io ho fatto, sto per dire di Pippa della situazione,
ho fatto il consigliere di opposizione, mettiamo così, così non creiamo confusione. Ho detto scusa, ma la scala stiamo mettendo il servoscala, lo stiamo adeguando, stiamo abbattendo le barriere architettoniche. Per quanto riguarda il verde, nella gara del verde, però ripeto, io farò scriverò due righe al dirigente che mi deve rispondere formalmente, ma nella gara del verde, che come dice lui è stata regolarmente appaltata, si parla di una manutenzione, cioè questi devono fare il taglio dell'erba, devono manutenerla l'erba e la villa. Noi, ecco perché ho necessità che mi venga dettagliato meglio tutto questo, anche perché poi dice che deve passare al vaglio della giunta, e me la devo studiare questa cosa, perché se c'è l'introduzione di nuova piantumazione di nuove specie e quant'altro, credo che ci troviamo in un'altra ipotesi. Però il mio intervento non me la sono studiata, io ho fatto la domanda che ha fatto lui, dico scusi, ma questi interventi li abbiamo già fatti, il sistema ferrato? No, si tratta di altre cose. Quindi a lui ha detto si era aggiunto, a me ha detto il contrario. Quindi a scanso di equivoci, segretario, mi serve la stenotipia. Così io scrivo al dirigente, scusi, mi fai capire come sta la situazione? Punto e basta. Quindi non ho... E se si tratta di interventi già finanziati, devo chiedere perché, per come e per quanto li stiamo rifacendo. Non ho da nascondere nulla. Questo farà la giunta, glielo sto già anticipando. Grazie. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Allora, possiamo passare... No, aspetta. Torniamo indietro. Hai detto che Dalò sta facendo una relazione perché deve risottoporre alla giunta le valutazioni, o no? Ah, alla giunta la relazione di Dalò non è arrivata. Capiamo, ha ragione Angelina. Allora, capiamoci. Che lui, scusate, il direttore generale, direttore ti posso richiamare, sono in consiglio, ti richiamo subito, perdonami, scusa, certo, perdonami, grazie. Ciao. Dicevo, scusate. Allora, mi chiama da Roma. Dicevo, a noi è stata mandata la documentazione di Dalò che diceva c'è bisogno di fare questi interventi e noi abbiamo messo a disposizione delle somme con la buona dottoressa Caprino. Ok? Ah. Dopodiché arriva la nota che immagino sarà arrivata del consigliere di opposizione che dice guardi sindaco c'è questo e questo che non va. Questa nota del consigliere di opposizione va all'ufficio, che non è che vado io a verificare se c'era prima la lampadina o non c'era la lampadina. L'ufficio, dice lui, presumo che faccia una relazione e che sottoponga alla giunta le valutazioni, come dire, da fare, le decisioni da prendere sulla base di questa sua seconda relazione, seconda dell'ufficio, dopo quella introduttiva. Questa seconda relazione non è arrivata. Ora la sollecito io per iscritto, appena il segretario mi dà la stenotipia. Così li alleghiamo questa bella nostra discussione di 3 minuti, quella che è durata. Gliela evidenzio, dico scusa, rispetto a quello che ci siamo detti io, Perroni, Di Pippa, Valderrochi, mi fai capire qualcosa? E glielo scrivo e ti dico cosa mi risponde. Quindi mi diceva che dalla determina si evincono tutte le operazioni fatte prima e dopo. Prima e dopo. A me Dalò ha detto che nella determina, quella stessa, quella che mi ha portato l'altro giorno in questo consiglio, quella che mi ha passato era la determina, dice guarda stiamo procedendo, stiamo facendo bene. Però siccome Dalò è ancora in vita, non è tipo, sai, Foscolo, dobbiamo interpretare il pensiero di Foscolo, di Leopardi, allora o lo chiamiamo in questo consiglio e perdiamo un'altra quarta d'ora di tempo per ascoltare Dalò, oppure io a scanso di equivoci glielo metto per iscritto, cioè chiaro, così, quello che ha detto a te sulla determina, quello che ha detto a me, quello che ha detto di Pippa, lui stesso, Castecque, se va a fare una sintesi sua prima, e ce lo deve spiegare. Ok, e chiedo che venga spiegato per iscritto. Punto, basta. No, a mandare per te il pensiero di cosa per, oltre la siepe, cosa c'è, non lo so, a domani, ma io ce lo metto. Bravo, va bene? Ah, chiuso. Giù alla villa, oltre alla possiamo andare avanti oltre all'interpretazione poetica?
Possiamo? Ok. Allora possiamo passare. Grazie per la. Sì. Allora passiamo a questo punto alla votazione per alzata di mano. Votiamo per il punto numero 3, piano triennale delle opere pubbliche. Allora, favorevoli per alzata di mano? Loro non hanno. Ok. Contrari? Ha contato i favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Possiamo votare per. Posso, segretario? Un attimo. Possiamo votare per l'immediata esecutività. Favorevoli per alzata di mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Allora, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021-2023. Prego, sindaco. Rispetto al piano delle alienazioni e valorizzazioni, sostanzialmente stiamo riproponendo quello degli anni precedenti, con l'introduzione, va detto, di una previsione di revisione di tutte le stime fatte prima di procedere all'alienazione dei beni. Cioè, quindi l'architetto Davò, lo dico anche se non c'è scritto qui, si è recato presso l'Agenzia del Territorio, del Demanio, è andato a Taranto perché io, per evitare quindi polemiche di, sul sesso degli angeli, io ho semplicemente detto a Davò: vai a Taranto, vai al Catasto, al Demanio, all'Agenzia del Territorio, e ti devi far fare le stime da un ente terzo. Poi possono confutare quelle, cioè non lo so. Quindi, per avere, ripeto, una valutazione fatta da un soggetto terzo che non è incaricato da noi, perché può nascere il dubbio, hai dato l'incarico a quel tecnico piuttosto che a quell'altra della società, ogni volta che dobbiamo, se decidiamo di alienare qualcosa, si va dall'agenzia, e l'agenzia statale, l'agenzia del territorio, l'agenzia del demanio, e si fa fare la stima. Questo è, però, il piano delle alienazioni è sostanzialmente quello degli anni precedenti. Grazie. Grazie sindaco, ci sono interventi al punto? Nessun intervento. A questo punto nessuna. Ci sono dichiarazioni di voto? Possiamo passare alla votazione. È un attimo. Ok, allora passiamo alla votazione per il punto 4, piano, sì. Allora, votazione per il punto 4, piano alienazione e valorizzazione. Favorevoli, sempre per alzata di mano. Ecco. Ecco. Contrari, contrari, De Bellis. Il piano dell'alienazione e valorizzazione stiamo votando. Lei è contrario? Due contrari. Due contrari. Astenuti? No, aspetta. Un attimo. Io sono contrario. Ah, allora, tre contrari. Astenuti? Uno. Votiamo, sì. Votiamo, sì. Sì, sì, Rocchi, Raffaele ha astenuto. Votiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli per alzata di mano. 3, 4, 5, 6, 7. Sempre 8. Contrari. 1, 2, 3. Astenuti. 1. Ok. Aspetta.
Passiamo al punto 5, approvazione regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Prego, sindaco. Grazie, presidente. Posso? Mi sentite? Sì, ok. Allora, la TOSAP e l'imposta sulla pubblicità sono state praticamente abolite dalla 160 del 2019, la legge di bilancio 2020 per capirci, che quindi ha istituito il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Questo canone deve essere istituito dall'ente con un regolamento, quindi vi è la necessità, cosa che noi stiamo facendo proprio in questo momento, vi è la necessità che questo consiglio comunale e quindi questa amministrazione si doti di un regolamento. E in questo regolamento cosa deve essere indicato? Le procedure per il rilascio, le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili, le ulteriori riduzioni rispetto a quanto previsto dalla norma e le sanzioni amministrative. Questo regolamento che stiamo per approvare, quindi, è composto da 69 articoli, sono stati ovviamente acquisiti i pareri del caso, oltre a quello di regolarità tecnica del dirigente dell'ufficio, ma anche il parere favorevole dell'organo di revisione. E con la presente deliberazione vengono anche approvate le tariffe dal Consiglio Comunale in sede di prima applicazione, diciamo, di approvazione del regolamento. Successivamente sarà la Giunta poi a determinare le tariffe. Sono state calcolate sempre le tariffe in maniera da garantire, quindi mantenere lo stesso gettito che è previsto per la vecchia TOSAP, con l'imposta di pubblicità e così come è previsto dalla norma. Quindi sostanzialmente manteniamo le stesse entrate sostanzialmente. Questo è. Grazie sindaco. Ci sono interventi? Nessun intervento in merito al punto? Prego. Quindi queste sono le vecchie tariffe, non c'è stato un adeguamento, una modifica delle tariffe, giusto? Perché da un confronto fatto con il regolamento TOSAP, cioè le tariffe TOSAP e sulla pubblicità, non mi pare di aver riscontrato modifiche. Ovviamente abbiamo fatto in modo, applicando, perché la norma dice di applicare dei coefficienti alla tariffa standard, di mantenere invariate praticamente le tariffe previste dalla vecchia TOSAP. Quindi c'è semplicemente una modifica, da entrata tributaria diventa un'entrata extratributaria. L'unica differenza, la cosa che vorrei far rilevare, è il fatto che noi abbiamo stabilito la scadenza al 31 marzo per il pagamento di questi canoni e la legge impone, la legge praticamente dice che nel caso in cui le somme non fossero versate alla scadenza richiesta dal comune si diventa occupanti o abusivi e quindi praticamente cioè è molto più pregnante rispetto alla vecchia, alla TOSAP. Nel regolamento io ho previsto la possibilità comunque di regolarizzare entro i 30 giorni successivi il ritardo del pagamento con una sanzione minima del 10%, di modo che, diciamo, si possa sanare il cosiddetto abusivismo. Solo questo. Grazie, dottoressa Caprillo. Ci sono altri interventi? Sì, ci sono altri interventi? Ho visto, dottoressa da casa, Caprillo. Qualcuno vuole intervenire, scusate, non mi sto seguendo. Sono la consigliere De Bellis, voglio chiedere una cosa. Non ho sentito, consigliere De Bellis, può avvicinare la... Chiedevo alla dottoressa Capriulo, c'è anche la possibilità di rateizzazione, ho visto, per importi... Un attimo che non abbiamo sentito, può ripetere, consigliere Bellis?
Chiedevo alla dottoressa Capriulo, oltre alla possibilità di andare in deroga di 30 giorni a pagamento della tassa, ho visto che c'è anche la possibilità di rateizzazione per le cifre superiori a 300 euro. E le rate dovrebbero essere, parla dell'articolo 65, quindi ci sarebbe la possibilità di avere delle rate, praticamente tre rate, che darebbero la possibilità di versare senza diventare occupanti abusivi, giusto? Ok, sì, abbiamo previsto una rateazione. Allora, nel caso dell'occupazione del suolo pubblico e dell'imposta sulla pubblicità, abbiamo previsto tre rate per gli importi superiori a 1.000 euro. Per quanto riguarda invece il mercato, quindi l'occupazione mercatale, abbiamo previsto la rateizzazione in tre rate, se uno lo vuole, per i pagamenti superiori a 300 euro. Inoltre, per quanto riguarda l'emissione di avvisi di accertamento, quindi per le sanzioni e le violazioni amministrative, abbiamo previsto la possibilità di rateizzare così come previsto secondo gli scaglioni che avevamo previsto già nel regolamento sulle entrate tributarie. Grazie. Ho risposto. La domanda sulle rateazioni, ho risposto. È tutto scritto. No, l'aveva già letto, credo. Stava chiedendo conferma. Allora, grazie. Possiamo passare alla votazione. Possiamo passare alla votazione del punto 5. Approvazione regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria del canone mercatale. Sempre per alzata di mano, favorevoli. Favorevoli da casa, tutti favorevoli all'unanimità. Sì, i presenti tutti, anche da casa favorevoli. Sì. È notaro Francesco. Solo Rosanna. Aspetta, votiamo per l'immediata esecutività. Solo notate, sì. Allora, ripetiamo la votazione per il punto 5, sì. Per alzata di mano, favorevoli. Anche i due da casa. Ok. Votiamo per l'immediata esecutività, favorevoli. Se anche nota Francesco assente, sì. Passiamo. Sì, prego consigliere, mi chiede la parola il consigliere Cassano. Un secondo. Prego. Sì, devo ringraziare l'opposizione per un atto che ha fatto adesso, cioè quello di non aver chiesto il numero legale, altrimenti sarebbe saltato il bilancio. Questo lo dico ai componenti della maggioranza che troppo facilmente le volte scompaiono. Questo è l'ABC della politica. Scusate, lo sfogo. Allora, passiamo al sesto e ultimo punto all'ordine del giorno. Approvazione del DUP 2021-2023 e bilancio di previsione 2021-2023. Prego, sindaco. Grazie. Presidente, per quanto riguarda il documento unico di programmazione, quindi con il contestuale poi bilancio di previsione, che è uno dei provvedimenti più importanti per quella che è la vita dell'ente, ovviamente, io vorrei soffermarmi su due o tre aspetti. Allora, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio è il 31 di marzo, ma noi ovviamente lo approviamo sempre prima, anche se devo dire la verità, quest'anno siamo leggermente in ritardo, non per colpe imputabili alla parte politica, ma neanche alla parte tecnica, perché gli uffici
devo dire, no, 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 non perché è presente la dottoressa, e tutti sapete come di solito sono duro con i miei dirigenti anche in pubblico, ma era pronta lei anche quest'anno a come dire, per approvare il bilancio entro il 31-12, non ce l'abbiamo fatta perché c'era la necessità di indicazioni del governo, voglio dire, su una serie di aspetti che sono arrivati in abbondante ritardo, motivo per cui nessun comune d'Italia quest'anno è riuscito entro il 31-12. Eravamo pochi, per la verità, già negli anni scorsi, e quest'anno niente, nessuno. Una piccola, come dire, precisazione. Una delle novità fondamentali è stata proprio quella dell'introduzione, ne abbiamo parlato prima, del canone unico patrimoniale. Le assegnazioni dello Stato poi sono state previste secondo quanto determinato lo scorso anno, dato che non erano ancora disponibili i dati del corrente anno. Quindi ci sono una serie di interventi che noi abbiamo voluto inserire in bilancio, ed è stata una scelta politica netta. E andiamo al tema. Scuola Parco Valentino. Sulla scuola Parco Valentino noi abbiamo preso impegni, ci abbiamo messo la faccia. Io qui ho ricevuto sul finire dell'anno scorso il dirigente, il consiglio d'istituto della scuola Surico, dell'istituto comprensivo Surico, e loro, fra le due ipotesi, demolizione e ricostruzione o adeguamento dell'esistente, hanno preferito, e io devo dire mi sono trovato d'accordo, hanno preferito la demolizione e ricostruzione al fine quindi di avere un plesso nuovo, adeguato sismicamente, efficientato energeticamente. Per fare questo, signori, noi stiamo mettendo fior di quattrini dal nostro bilancio. Una scelta netta, una scelta di campo, no? Come si usava a dire qualche tempo fa, una scelta di campo, perché per noi le scuole sono una priorità, e lo dimostriamo con i fatti. E devo dire che, oltre alla bravura della ragioniera che ha raschiato proprio il fondo del barile per riuscire a dare la copertura di spesa, perché poi si parla di chiacchiere, si fanno le polemiche, ognuno è bravo, tutti leoni da tastiera, qui si fanno i progetti e si mettono le firme, e ci sono assunzioni di responsabilità della parte politica, della ragioniera che firma per garantire le coperture di spesa e dei tecnici che fanno i progetti, d'accordo? E vorrei tanto tornare indietro nel tempo per vedere come sono stati i fatti, i progetti, tanti progetti anche delle nostre scuole, perché non è certo colpa nostra che amministriamo oggi se abbiamo ben due scuole chiuse a Castellità, due scuole chiuse, a rischio crollo, e meno male che ce ne siamo accorti, punto. Finisco qua, perché non voglio fare terrorismo psicologico, ok? Quindi noi abbiamo bloccato il mondo, abbiamo detto priorità assoluta, costruire la nuova scuola, demolizione e ricostruzione. Lo abbiamo concertato con i fruitori di quel bene, che sono uno gli alunni, due i professori, tutti gli operatori, come dire, scolastici in generale, con i dirigenti scolastici. Quindi abbiamo ricevuto qua i rappresentanti, quindi, del consiglio d'istituto, sono venuti tutti quanti qua e insieme abbiamo deciso. Da quel momento si è partiti con la progettazione. La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare che hanno fatto gli uffici, e vi posso dire, per chi mi diceva, dice, ma i tempi quali sono? Bene, questi. Il primo marzo alle 12 c'è la scadenza della presentazione, quindi delle offerte sulla progettazione definitiva. Quindi il secondo step di progettazione, quello che non ha potuto fare l'ufficio, perché l'ufficio ha fatto un preliminare, la giunta l'ha approvato, e le ha dato il via libera,
con copertura di spesa e ha fatto uscire il bando il dirigente dell'ufficio, il RUP, ha fatto uscire il bando e il primo marzo sapremo chi dovrà, primo marzo scadono pochi giorni a disposizione della commissione per aggiudicare quindi a chi avrà fatto la migliore offerta e quindi dobbiamo procedere tempestivamente con il secondo step di progettazione e poi con l'esecuzione dei lavori. Ok? Quindi Parco Valentino, canile comunale. Canile comunale, sempre soldi nostri. Ecco perché ho preferito non parlarne nel piano triennale delle opere pubbliche, poi tutto rientra nel piano, per carità, quelle sotto i 100.000 euro fino a 99.000 euro non vengono inseriti, dai 100.000 euro in su vengono inseriti. Però io concettualmente ho fatto questa distinzione. Somme, lo spiegavo prima al consigliere Perrone quando mi faceva domande sulla scuola, sul Parco Valentino. Bene, noi con risorse nostre stiamo integralmente finanziando Parco Valentino, così come stiamo finanziando l'ampliamento del canile municipale, che ritengo sia una cosa altrettanto importante, così come la Villa dei Cigni, ne abbiamo parlato prima, la Villa dei Cigni deve essere riaperta e il dirigente deve assumersi le sue responsabilità, perché quando io in passato, mi hanno detto che altri hanno interrogato e fatto, quando io in passato ho parlato della Villa dei Cigni, per la verità credevo che, siccome i problemi che mi erano stati sollevati erano relativi al ristorantino quello bruciato, è relativo alla fontana dove prima dentro c'erano i cigni con ringhiere, mezze diverte e quant'altro, quindi qualcuno ci poteva cascare dentro, e quindi erano quelli lì la scala di accesso. Quindi mi hanno prospettato, parliamo di tempo fa per la verità, queste due situazioni come le situazioni rispetto alle quali era necessario intervenire tempestivamente, cosa che abbiamo fatto. Quando siamo andati per riaprire, non mi nascondo, in realtà mi è stato detto c'è il problema della pavimentazione che è come dire abbastanza disconnessa, c'è il problema dell'altra fontana, ecco perché vorrei che il dirigente ci mettesse bene per iscritto di che cosa stiamo parlando. C'è il problema dell'altra fontana e quindi c'è da sistemare tutta la pavimentazione dell'altra fontana con il telaio proprio su cui si basano poi tutte le aree circostanti all'altra fontana. Quindi mi sono stati posti questi altri problemi. Mi hanno predisposto l'altro progetto ed è quello di cui stiamo parlando oggi e che è stato inserito in bilancio. Quindi lo stiamo finanziando con soldi nostri. Scuola, canile, Villa dei Cigni. Quindi stiamo dando dei segnali ben precisi sulla necessità di dare priorità assoluta, senza che me ne voglia nessuno, alle scuole e alla formazione dei nostri alunni, formazione in sicurezza dei nostri alunni. Al randagismo canino stiamo dando una risposta netta, decisa, stiamo ampliando il canile, il primo ci è stato finanziato dal Ministero degli Interni e per il tramite della Prefettura. Questo ampliamento lo stiamo finanziando noi con soldi nostri, e la villa principale di Castellaneta, quella centrale di Castellaneta, è necessario metterla integralmente in sicurezza ed è quello di cui stiamo discutendo oggi. Ci sono domande? Grazie Sindaco, ci sono interventi? Ci sono interventi al punto? Un attimo. Prego. Sì, grazie Presidente. Ha quasi detto tutto il Sindaco. Volevo aggiungere alcuni elementi che caratterizzano l'attuale bilancio, che sono non di poco conto, come il trasporto scolastico a domanda individuale che viene erogato dal comune di Castellaneta a titolo gratuito ed è l'unico comune della provincia di Taranto, se non l'unico in Puglia, quindi con un grande sollievo economico per le famiglie disagiate che tra l'altro sono caratterizzate da operatori agricoli che in questo momento stanno attraversando un momento difficile. Inoltre abbiamo, se non sbaglio Sindaco,
riammesso il bonus bimbi, che si aggiunge già a quegli aiuti economici già previsti dal governo e che non sono, sono includenti, vanno praticamente, non, se si finanzia l'uno si può finanziare anche l'altro. Poi possiamo dire anche riguardo ai finanziamenti con il nostro bilancio di Cicciariello, l'ho detto prima, lo ricordo ancora, con il nostro... e poi ci sono altri due interventi importanti, che è il bonus amianto nel centro storico, che abbiamo riconfermato, e il bonus facciate, che si aggiunge a quello del governo. Il nostro, per via del Covid, insomma, di qualche problema, lo scorso anno non è stato possibile dar seguito, però invito la Giunta affinché venga messo tra gli obiettivi del PEG, affinché i funzionari preposti possano poi operare e fare il bando in questione. Diciamo che è un bilancio che guarda a 360 gradi, dall'ambiente alle opere pubbliche per quanto riguarda i bambini, alle infrastrutture stradali. Possiamo fare di meglio, se ci sono delle proposte dell'opposizione le possiamo anche prendere in considerazione, perché a noi può sfuggire qualcosa e magari con una variazione di bilancio la possiamo includere per le prossime volte. Grazie. Grazie consigliere Perrone. Consigliere Bellis, deve intervenire adesso o in dichiarazione di voto? Consigliere Bellis, devi attivare il microfono. Ok. Allora, prima di intervenire volevo chiedere due cose alla dottoressa Capriulo per capire se è un errore oppure è così. A pagina 14 del DUP c'è scritto servizi erogati. L'ho trovato? Ok. Praticamente i servizi erogati, dice qua, modalità di gestione, tranne tre, sono tutti a gestione diretta. A me non sembra, per esempio, che le mense scolastiche siano a gestione diretta, oppure tutti gli impianti sportivi siano a gestione diretta. È un errore oppure mi sto sbagliando io? Come no? Gli impianti sportivi sono di gestione diretta del comune. Poi vengono dati in convenzione, ma la gestione è diretta del comune, mica c'è una concessione. Nessun impianto in concessione? Non sono in concessione gli impianti sportivi. Ho capito, va bene. E la mensa scolastica? Viene ritenuta gestione diretta lo stesso? È gestione diretta, perché lo gestiamo noi la mensa scolastica, cioè non è in concessione. Siamo noi che affidiamo il servizio per fornire i pasti, ma non è dato in concessione. Ho capito. Intende in questo senso. Ho capito. Siccome la gestiva una ditta, pensavo fosse gestione non diretta. Perché anche la mensa urbana viene data in gestione a questo punto. No, non sento. Cos'è? È affidata a Ciclat. È affidata, quindi in questo caso affidamento è ritenuto la mensa urbana, la mensa scolastica non affidamento? No. Vabbè, non sapevo se c'è. Invece a pagina 27 volevo capire la differenza per le opere pubbliche tra importo e impegno, o impiego, scusa, leggo male perché qui è bianco su questo. Questi importi sono quelli che sono inseriti nel piano delle opere pubbliche. Se lei vede, nel piano annuale c'è la differenza tra, se non ricordo male, quella è una cosa un po' più tecnica, li ho ripresi da lì, tra l'importo dell'opera e quello stanziato nell'anno, quello di competenza dell'anno. Ho capito, sì, non riuscivo a capire qual è la differenza, quindi è soltanto legata all'annualità praticamente. Esatto, sì. Come erano soltanto due voci, le altre erano... Va bene, allora io faccio qualche appunto, perché poi il bilancio chiaramente è un bilancio di previsione che dice tanto, ma può dire anche niente, perché alla fine le cose, se si realizzano è bene, se non si realizzano
non siamo riusciti, punto e basta. Un dato che mi ha veramente spaventato è quello che viene riportato a pagina 10, è il numero degli abitanti che ha adesso Castellaneta. Praticamente la popolazione al 31 dicembre 2019 è arrivata a soli 16.395 abitanti. Cioè, perdiamo centinaia e centinaia di abitanti all'anno, e questo non è un bene sicuramente, perché è indice di impoverimento sia politico che di conseguenza demografico. Questo ci deve far riflettere molto, purtroppo, ed è un dato che continua a crescere. È un fatto che noi dovremmo affrontare, probabilmente è legato al mondo del lavoro, dico io, ma è un dato che comunque riguarda tutta la popolazione. Invece, facendo un passo indietro rispetto alla scuola, che il sindaco diceva la scelta tra il rifacimento o il ripristino della vecchia scuola Parco Valentino, vecchia, chiamiamola vecchia, oppure l'abbattimento e la ricostruzione, in realtà il Consiglio d'Istituto non si è espresso, perché il Consiglio d'Istituto non ha la facoltà, le competenze per potersi esprimere, e ha lasciato libera scelta all'amministrazione, che ha fatto una scelta, condivisibile o meno, è una scelta, e noi speriamo che questa scelta invece venga rispettata nella tempistica, che è quella di avere l'istituto all'inizio dell'anno scolastico prossimo, che sarebbe molto importante. Invece, per quanto riguarda il finanziamento delle opere, la cosa che emerge qui è che tutte le opere hanno sì un finanziamento. Il problema è quello che dicevamo prima, che al finanziamento non corrisponde poi un euro per la manutenzione. In effetti, se voi vedete a pagina, fammelo trovare un attimo, vediamo dove sta questa cifra, adesso non mi ricordo la pagina, comunque ci stanno tutti i soldi che il comune investe per quanto riguarda le opere pubbliche. Invece alla pagina 26, a fianco alle opere da realizzare, c'è la cifra stanziata per la manutenzione delle opere, che è pari a zero per ogni opera. Questo significa fare l'opera e lasciarla lì abbandonata, perché è chiaro che priva di manutenzione qualsiasi opera, qualsiasi casa alla lunga andrebbe in malora. È quello che è successo al palazzetto, per esempio, che per anni e anni e anni è stato lì privo assolutamente di qualsiasi forma di manutenzione. È chiaro che le travi in legno, seppur ottime nel montaggio e nel materiale, dopo 20-30 anni anche loro sono marcite. L'altra cosa invece che continuiamo a svendere e a svalutare, per me svalutare, è il nostro patrimonio comunale. Noi dovremmo valorizzarlo, perché se alieniamo tutte le nostre strutture, alla fine non ci rimarrà niente. E queste sono strutture invece che potrebbero rendere tantissimo dal punto di vista economico, così come ha fatto il Panda in questi anni, circa 60.000 euro all'anno. Dovrebbe a breve farlo il Valentino, invece di venderlo potrebbero esserci altre 60.000 euro all'anno anche lì, dato che la struttura ha pari valore più o meno. E lo stesso invece dovremmo fare a quelle opere, pretendere da quelle opere, quei reali fabbricati, che non producono niente, come il Villaggiusi e il Casone, che probabilmente da anni non pagano. Quindi dovremmo rivedere un attimo la gestione economica del comune di Castellaneta e del nostro bilancio. Detto ciò, il mio intervento è concluso. Grazie consigliere De Bellis. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Passiamo alle deve fare un intervento? Prego. Grazie presidente. Consentitemi di esternare il mio stupore rispetto alla discussione che si sta facendo in questi minuti. Sembra di assistere
ad una normale discussione, ad una delle tante discussioni avvenute in questi anni, dove si parla di un normale bilancio comunale di previsione. Ma forse ci sfugge, ed è grave che ci sfugga, che siamo in una situazione completamente diversa. Siamo in una situazione emergenziale, e non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico e sociale. Quello che ci viene proposto, quello che viene sottoposto al vaglio di questo Consiglio Comunale, è un documento senza visione prospettiva, un mero documento contabile che qualunque buon tecnico potrebbe presentare senza la necessaria politica. Questo doveva essere il DUP 2021-2023, doveva avere lo sguardo rivolto al futuro, con decisioni e con riflessi proiettate nel futuro, con un quadro nazionale notevolmente mutato. Noi assistiamo ad un bilancio di previsione fatto di tagli, politiche sociali, cioè famiglie, anziani, disabili, quando l'obiettivo primario in piena emergenza sociale ed economica dovrebbe essere affrontare i bisogni vecchi e nuovi della collettività, difendendo le categorie sociali più disagiate e fragili, invece assistiamo ad una riduzione della spesa in politiche sociali di circa 100.000 euro. Erano 888.000 euro nel 2020, saranno 792.000 euro. Tutto ciò mentre le famiglie bisognose sono ancora in attesa dei buoni pasto finanziati dal governo nel novembre 2020. E in piena emergenza sanitaria, economica e sociale, l'assessore ai servizi sociali si è trasferito presso la sua residenza invernale e le famiglie attendono il buono pasta che ancora non hanno ricevuto. In piena emergenza sociale ed economica, ad esempio per le politiche giovanili, cioè quelle spese destinate all'amministrazione e al funzionamento delle attività per l'autonomia e i diritti dei giovani, con le spese per i centri polivalenti, per l'informazione di sportello ad essi dedicata, seminari, iniziative, anche appunto finalizzate allo sviluppo e alla conoscenza dell'associazionismo e del volontario, la spesa prevista per il 2021 è di appena 65.000 euro. Un bilancio che conferma le entrate tributarie. Erano 15.239.000 nel 2020, per quest'anno la previsione di 15.400.000 euro nel 2020. Quindi non c'è l'intenzione di diminuire le tasse. La TARI, la tassa dei rifiuti, nonostante l'elevata percentuale di raccolta differenziata, nonostante i proclami più differenze e meno paghi, non vedrà calare l'imposizione, anzi rispetto al 2020 ci saranno maggiori entrate. Erano 3.813.000 nel 2020, saranno 4.012.000 nel 2021. Sul fronte del personale invece siamo di fronte a un ente ormai completamente smantellato. L'attuale amministrazione non ha investito minimamente su questo importante comparto, malgrado i numerosi pensionamenti che hanno portato i dipendenti da 156 unità a 59 unità. Si registra una riduzione di personale dei 2/3. Rispetto alla dotazione organica dell'ente, i posti vacanti ad oggi sono 97, un numero enorme. Nonostante ciò pende un unico concorso per l'assunzione di solo 8 unità a tempo indeterminato. Quello invece che avanza, che galoppa e che fa un ulteriore balzo in avanti è l'indebitamento dell'ente. Dai 12 milioni del 2020 si passa ai 15 milioni del 2021, con un impatto medio su ogni abitante di 920 euro.
più 200 euro rispetto al 2020, quando l'indebitamento medio era di 730 euro. La conseguenza di tale incremento è dovuta alle scelte scellerate di questo ente in riferimento al maxi risarcimento del PIP 2. Ricordiamo ancora una volta una vicenda che poteva essere chiusa nel 2005 con un esborso notevolmente inferiore rispetto all'attuale accordo trovato con i Fratelli dell'Aquila di 6.500.000 euro, di cui ancora non si vede la chiusura di tale contenzioso, visto che la Corte dei Conti ancora non ha approvato la chiusura anticipata del piano di riequilibrio, quindi del predissesto, e ancora non c'è stato, per ovvi motivi, l'ok da parte della Cassa Depositi e Prestiti del prestito del mutuo di 4.200.000 euro. Non c'è nulla sulla rivoluzione verde e transizione ecologica. Nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo parlato del piano d'azione per l'energia sostenibile, il PAES, che nel frattempo è diventato PAESEC, perché oltre al piano d'azione per l'energia sostenibile è diventato anche per l'energia sostenibile e il clima. Non c'è nessun intervento che va in questa direzione. Per non parlare del patrimonio comunale, un tasto dolente di questa amministrazione comunale. Un tasto dolente perché gli enti pubblici sono tenuti a valorizzare economicamente e socialmente il territorio attraverso il miglior utilizzo dei rispettivi patrimoni immobiliari, mentre nel nostro ente assistiamo da anni ad una scellerata gestione del patrimonio comunale che produce profitto e vantaggi per pochi. Non ho fatto in tempo, mi ero momentaneamente assentato durante la discussione del piano delle alienazioni, che mi vede fermamente contrario a quel piano delle alienazioni, perché ci sono immobili, strutture comunali fortemente produttive e redditizie che questo comune non riesce ad incassare neanche i fitti che gli spettano. Vedete il Villa Giussi che non paga il proprio canone dal 2017. Però dall'altra parte si decide di vendere, o meglio svendere, il proprio patrimonio comunale, come l'ultimo tentativo di svendita del Lido il Panda e del Lido il Valentino. Per fortuna siamo riusciti a sventare quella svendita di un patrimonio così importante e così redditizio. Colgo l'occasione per chiedere alla Giunta se il Comune di Castellaneta è entrato nella piena disponibilità dello stabilimento ex aeronautica il Panda, la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2020. Questo doveva essere un piano, un bilancio di previsione completamente diverso, un bilancio di previsione che doveva tracciare il proprio solco rispetto a quello che le istituzioni europee hanno chiamato il Next Generation EU, cioè si tratta di un piano per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia, per il quale la Commissione, il Parlamento europeo e i leader dell'Unione europea hanno concordato un investimento per la ripresa che aiuterà ad uscire dalla crisi. Uno strumento temporaneo per rilanciare la ripresa costituisce il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato per l'Unione europea. Per costruire dopo la pandemia verrà stanziato un totale di 1.800 miliardi. Uno strumento di ripresa temporaneo che consentirà alla Commissione di ottenere fondi sul mercato dei capitali. Tale strumento è concepito per creare un'Europa post-Covid più verde, più digitale, più resiliente e adeguata alle sfide presenti e future. Ecco, doveva concentrarsi sulle sfide presenti e future questo bilancio di previsione, avendo al proprio interno 5 missioni: la rivoluzione verde e transizione ecologica, istruzione e cultura, equità sociale, infrastrutture per la mobilità e digitalizzazione. Invece di tutto questo troviamo che spiccioli, che mancette. Ecco, un piano anacronistico. Le sfide del futuro certamente non possono essere affrontate da questa amministrazione, che ha dimostrato di avere una visione miope, di avere una visione a breve termine, di avere una visione
dell'operetta. In questo consiglio comunale, da quando è iniziato, non si è parlato altro che di opere o di operette. Per carità, è importantissimo, abbiamo dimostrato anche noi di dare fiducia rispetto a quello che è il piano triennale delle opere pubbliche, che è un atto propedeutico. Consigliere Cassano, io rispetterò quelli che erano le vecchie direttive dei partiti e in maniera allineata e compatta voterò, lo preannuncio, voterò contrariamente a questo bilancio, di previsione. Ecco, doveva proiettarsi al futuro, invece siamo qui a fare una discussione anacronistica di un normale bilancio, come se anche la nostra città non fosse stata travolta dallo tsunami del Covid, uno tsunami sanitario, economico e sociale. In tutto questo invece, di tutto questo invece non troviamo risposte in questo bilancio di previsione. Grazie. Grazie, consigliere Di Pippa. Deve fare un intervento? Prego. Mi è permesso? Prego. Dopo aver sentito De Bellis un po' onirico, leopardiano, visto che dobbiamo parlare di libro dei sogni, che non aveva proprio un fondamento minimo di quello che cos'è un bilancio. Signor Sindaco, io mi sarei aspettato veramente un bilancio, per dirla come diceva un mio amico, corposo, da campagna elettorale, perché il prossimo anno si vota. Quindi veramente avrei fatto un libro dei sogni, veramente avrei fatto vedere uno sbilanciamento del bilancio verso 30.000 cose, che poi non si sono mai fatte, tolto un po' di breccia che si metteva per le strade di campagna per attirarsi la simpatia, persi per 300 voti per la breccia. Quindi un bilancio di sbilanciamento, però io ho letto così un po' in maniera superficiale. Signor Sindaco, lui ha voluto fare il padre di famiglia. Sono d'accordo con, dice, un bilancio, forse la parola non la trovavo, ma ha detto d'emergenza. Lei ha fatto il buon padre di famiglia per poter dividere 3-4 cose in maniera pragmatica, si fa questo. L'ha dimostrato nel bilancio di previsione dei 3 anni, dove voi vi siete astenuti. Questo è, l'ho detto prima, un titolo meritorio per voi. Però io le devo dire, signor Sindaco, che aspetto il PEG. Aspetto il PEG perché lei sa che a me sta a cuore il centro storico e ci saranno variazioni di bilancio, tutto quello che vuole, però mi aspetto nel PEG un rilancio del centro storico. Perché sto notando una cosa di alcuni dell'opposizione. Cioè noi dobbiamo fare, questi arrivano prima e dice, ma guardate, sto parlando delle chianche della cattedrale, lei sa, no, che perché glielo regalai, che io l'unica poesia che ho scritto sulla mia vita, nella mia vita, è stato I chianghe da Chisa Granna, che ha vinto anche dei, e di cui farò dono a qualcheduno. Quando ho cominciato a rigirare per il centro storico, mi sono reso conto delle condizioni di quelle che sono le chianche, ma dovuta all'usura, ai nostri favolosi falò e soprattutto alle macchine. Io ho perso 3 anni della mia vita per una ZTL che non abbiamo mai attuato perché la gente non la vuole. Questa è la realtà. E quindi io spero che nel PEG ci sia più attenzione. A me piace moltissimo il discorso della nei vicoli il coso sulla gallina, quel famoso muro di via Capolando che sarà abbattuto per un belvedere. Ecco, queste sono cose che vanno, perché per il centro storico secondo me sono 3-4 gli interventi che bisogna fare, perché abbiamo uno stupendo centro storico. E poi, ecco, un invito, Sindaco. Adesso che lei parla della Villa dei Cigni, io non la chiamerei, perché questo già ne abbiamo parlato durante gli anni, non la chiamerei più Villa dei Cigni o Villa dei Gasperi,
perché Villa De Gasperi è quella prima. Lì si era detto che sarebbe stato opportuno dedicare quella villa a un grande uomo, in senso positivo, negativo, poi ognuno è libero di dire quello che vuole, all'onorevole Gabriele Semeraro, perché è fortemente voluto dall'onorevole Semeraro. E quindi stia attento, così dire, di Pippa a De Bellis, perché potrebbe, è vero che devo dire che lei è stato insieme a De Bellis ante litteram, quelli che hanno fatto l'accordo DP a 5 Stelle, però stia attento, perché se la realtà è quella, mi dispiace per Agostino, ma oggi non è piaciuto proprio. Quindi un po' più di coraggio, signor. Bene. Per dichiarazione di voto 5. Allora, sì. Bilancio 10, oggi è bilancio. Sì, bilancio 10, è raddoppiato. Sì. Allora, ci sono altri interventi o passiamo alle dichiarazioni di voto? Intervento? Ok, prego, un attimo che ti do la linea. Ok, prego. Grazie Presidente. Credo che dovremmo sempre ricordare le origini e ringraziare il Presidente Michele Emiliano, se oggi siamo qui a parlare di bilancio e di altro, perché la politica è anche a volte anche riconoscimento di un qualcosa che forse non ci appartiene. Però bisogna dare atto che se oggi siamo qui, contrariamente a quanto diceva il Consiglio di Pippa, dobbiamo ringraziare il Presidente della Regione Puglia. Ora, rispetto a quello che ha detto, è giusto andare in controtendenza e dire che per quanto riguarda il nostro libro dei sogni, noi tutti i sogni che abbiamo sono tutti realizzabili a quanto pare, perché stiamo ragionando con finanziamenti alla mano già acquisiti. Quindi dicevo anche al consigliere Bellis di fare un'analisi attenta e reale di quello che è il nostro piano triennale delle opere, che non è un libro dei sogni. Dopodiché io molto spesso sono sui social, come tutti quanti, lo vedevo aleggiare anche per quanto riguarda la problematica del palazzetto, ancora una volta strumentale rispetto a quelle che sono le esigenze delle società che abbiamo sul territorio. Noi vogliamo vantarci, dobbiamo vantarci di tante discipline che insistono sul nostro territorio, ebbene facciamo. E tra le altre cose, nessuno mai, questo bisogna avere correttezza nella vita, correttezza anche politica, non ha avuto mai il coraggio di dire la verità per quanto riguarda quel sopralluogo fatto dove all'inizio si parlava di guaina, dopodiché si è parlato di travi perimetrali di 32 metri che ovviamente mettevano a rischio crollo il palazzetto. È bene fatto Giovanni a fare un riferimento anche alla Collodi, perché è di quello che dovevamo parlare. C'era un discorso di crollo. Ora, sinceramente, strumentalizzare anche queste problematiche veramente sembra ridicolo, specie per un uomo di sport come lui. Ovviamente bisogna avere il coraggio di dire la verità. Poi io mi permetto umilmente, e credimi consiglio di Pippa, io credo che nella vita bisogna essere, la coerenza, quella poi la vedremo in un futuro prossimo a venire quale sarà, però bisogna essere anche nell'individuazione delle responsabilità, anche nella programmazione e pianificazione, bisogna essere realistici, no? Con quello che oggi noi abbiamo, e oggi noi abbiamo un qualcosa che è, come ha detto Annibale, è quel padre di famiglia sindaco che ovviamente, ricordiamo, ha dato soluzione a due problemi che sono non di facile soluzione, che non erano di facile soluzione, che erano il crollo di Viale Verdi e il problema degli eredi dell'Aquila, perché detto così può sembrare, ma sai Gugliotti, c'era il crollo, è andato da Michele Emiliano, è andato da
da Renzi, l'hanno visto bello e biondo con gli occhi blu, gli hanno dato i soldi. È arrivato dell'Aquila, problemi, è arrivato Gugliotti, gli hanno dato i soldi e il problema si è risolto. Così non è. Così non è. E io credo che ci sia qualcuno che spera che quella transazione non arrivi mai, non avvenga mai. Cioè, qualcuno sicuramente, io credo, perché poi alla fine lei mi deve spiegare con Sidi Pippa, lei parla di pianificazione, programmazione del futuro del nostro paese e dovrebbe, come dire, ben capire che, come mi sono permesso di dirle, oltre a realizzare opere dobbiamo anche avere attenzione nel gestirle. E lei che è esperto in comunicazione dovrebbe, non dovrebbe giocare tanto con l'immagine di Castellaneta, non dovrebbe parlare di bandiera nera, non dovrebbe utilizzare il suo ego personale per ridicolizzare un riconoscimento a livello nazionale conferito a tutte le località costiere dalla FE relativa alla qualità internazionale, scusami Giuseppe, hai fatto bene a ricordarmelo, in relazione alla qualità delle acque e alla qualità dei servizi resi. Quindi si sta facendo uno sforzo, diciamo, primordiale nel, e lo sta facendo anche, io ringrazio pubblicamente Giuseppe Angelillo per quello che comunque sta facendo, sta seguendo, Tanzarella sta seguendo il discorso del PIBA, il problema delle barriere tettoniche, non è oggi che ne dobbiamo parlare, ne parleremo più là. Quindi io credo che, non so che ottica, in che ottica lì voglia operare, ma se questi sono i presupposti non si può giocare su un riconoscimento di fama internazionale, e lei che fa comunicazione lo dovrebbe ben sapere. Quindi mai si dovrebbe, ma lei molto probabilmente ha deciso di fare un altro tipo di opposizione che ci rende decisamente diversi e differente anche nei rapporti personali. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Rochira. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, un attimo, le do la linea. Sì. Ricordare a tutti quanti noi che e ai cittadini che ci seguono, il bilancio di previsione è un atto di indirizzo politico della maggioranza. Quindi bene fanno i consiglieri di maggioranza a difenderlo, bene fanno, altrettanto bene fanno i consiglieri di opposizione a criticarlo. Il bilancio di previsione, proprio perché è un atto di indirizzo politico, deve, consigliere Cassano, essere visionario. Non ha la necessità di essere pragmatico. Sono gli atti successivi che devono essere pragmatici. Tant'è vero che noi facciamo dei bilanci di previsione estremamente pragmatici. È una visione quella che ha lei, quindi può essere anche giusta, però poi siamo costretti durante l'anno a fare tutta una serie di attività per variare il bilancio. Quindi il rimprovero che fa il consigliere Di Pippa, mi trovo d'accordo, cioè questo bilancio, come altri bilanci di previsione, non sono visionari. E in questo momento critico noi abbiamo bisogno invece di essere visionari. Il bilancio di previsione deve essere anche un libro dei sogni. Detto questo, la cosa che mi fa più specie anche è il fatto che noi, io personalmente faccio parte della Commissione Bilancio, e devo dire che grazie al Presidente, Consigliere Perrone, grazie alla dottoressa Capriulo, noi diamo, oltre che lavorare tanto, diamo indicazioni sia alla Giunta che ai dirigenti sul bilancio, che però per vari motivi nell'80-90% dei casi vengono disattese e non risponde al lavoro che vi assicuro che è tremendo che fa la Commissione Bilancio ogni volta. Ricordo ad esempio, giusto perché me l'ha ricordato il Presidente, il Consigliere Perrone, i vari bonus che noi avevamo previsto nei bilanci successivi che sono stati riconfermati in questo. Quindi, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, anticipiamo il voto contrario. Grazie. Grazie, consigliere Rocchia. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Perrone. Prego, può parlare. Sì, grazie. Allora,
Effettivamente, dire che è un bilancio anacronistico è come dire che questo bilancio guarda logiche, diciamo, superate. Dire che il comune di Castellaneta deve fare quello che non riesce a fare il governo perché aspetta i soldi della comunità europea è anche un'esagerazione. Però essere pragmatici con un bilancio come questo, purtroppo dobbiamo dire che lo siamo, perché abbiamo una questione che ci portiamo dietro da oltre 25 anni, che è appunto quella dell'Aquila, che ha visto il comune di Castellaneta per la seconda volta rasentare il dissesto. Quindi sono atti concreti, importanti, fondamentali. Chiediamo una visione e un futuro alle prossime generazioni, che saranno appunto i nostri figli, nella guida dell'ente. In questo bilancio, poi, vogliamo parlare di rivoluzione verde. Ci sono due interventi a Castellaneta Marina, per essere onesti, non per fare demagogia o per dare indicazioni fuorvianti, ma sono atti reali e concreti. Due finanziamenti sulla pineta, sulla riserva biogenetica, uno sulla scuola Collodi, che riguarda appunto l'aspetto tecnologico funzionale con fotovoltaico e acqua solare. Inoltre parliamo di rifacimento di altre due scuole, per rispondere all'amico e collega Agostino De Beris. Lui dice: perché non ci sono le risorse? Ma c'è una voce relativa alla manutenzione del patrimonio immobiliare superiore a 100.000 euro. Quindi puntualmente ogni anno le somme di manutenzione del patrimonio ci sono. Non possono essere messe, quando si fa la progettazione, anche manutenzione. Sarebbe una cosa, è fuori luogo ovviamente, però le somme ci sono, lo voglio tranquillizzare. È chiaro che quando vede gli operai nelle scuole, quando Agostino vede gli operai lavorare, è perché ci sono quei fondi che consentono la manutenzione sia delle strade e sia degli immobili comunali. Pertanto, per ribattere all'amico Di Pippa, non è anacronistico, non è un bilancio che guarda certamente a tutte le problematiche, ma è un bilancio sano, è un bilancio che risolve problemi che abbiamo ereditato e che solo questa amministrazione e la scorsa amministrazione, che è sempre a guida Gugliotti, ha risolto, come appunto il crollo di Viale Verdi e questi 6 milioni di euro che abbiamo subito con una sentenza per la questione dell'Aquila. È chiaro che possiamo fare di più per il settore turistico in particolare, e dobbiamo fare di più, perché no, altrimenti sarei falso con me stesso. Avevamo un'opera l'anno scorso, quest'anno non c'è, e sono capace anche di fare autocritica, e sono anche capace io, ma tutta l'amministrazione e tutta la maggioranza, di dire che non siamo perfetti. Quindi se avete delle proposte, ribadisco, ce le fate, siamo pronti ad accoglierle. Per quelle cose che mancano, è previsto dalla legislazione anche l'istituto della variazione, e faremo quegli interventi in ambito culturale, sociale e turistico a breve. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Perrone. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Voi a casa? No. Qui in aula? Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, non vuole... Sì, sì, ci sono, ma non vogliono fare dichiarazioni di voto. No. Nessuno, signora. No. Lei deve fare la dichiarazione di voto? Prego. Per le ragioni espresse e denunciate in precedenza durante il mio intervento, nel quale avevo già annunciato voto contrario, rispetto ad un bilancio di previsione in una situazione emergenziale, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico e sociale, un bilancio che vede meno politiche sociali, meno politiche giovanili e più debiti, e con scarsi investimenti, con un bilancio di previsione che non
traccia una nuova visione di città rispetto ai nuovi strumenti che la Commissione europea, che il governo nazionale hanno messo e stanno mettendo in campo, cioè digitalizzazione, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per la mobilità, istruzione, cultura e equità sociale. E consigliere Perrone mi invita a fare delle proposte. Qui è completamente da riscrivere questo bilancio di previsione. Noi chiediamo più risorse in questo momento sulle politiche sociali. Non è accettabile in una situazione emergenziale con una fascia di popolazione che si è accresciuta rispetto a quella fascia di povertà media. È accresciuta, lo vediamo anche dalle richieste dei buoni pasto. E io faccio un ennesimo invito a questa amministrazione di dare un'accelerata sulla distribuzione dei buoni pasto, perché ci sono ancora i legittimi beneficiari che attendono. Magari invito il sindaco di richiamare subito in servizio l'assessore che si è trasferito nella sua residenza invernale, perché c'è da guidare un assessorato in una situazione emergenziale, in una situazione emergenziale come questa. Rispetto, dicevo, alle politiche sociali, rispetto al fronte della pubblica amministrazione che vede ridotto di 2/3 il personale in servizio, rispetto alle politiche giovanili che vedono appena 65.000 euro di spesa, rispetto all'indebitamento dell'ente che vede ulteriormente indebitato questo ente, rispetto alla situazione del patrimonio che viene gestito in modo malissimo nonostante sia una fonte di ricchezza, rispetto anche alla situazione, l'ha ricordato, avevo dimenticato di citarlo nel mio precedente intervento, il consigliere Perrone che ha parlato di turismo, non c'è praticamente nulla, anche quello un settore in forte sofferenza, non si prevede pressoché nulla se non spiccioli. Ecco, questo è un bilancio di previsione senza visione e prospettiva, un bilancio di previsione che doveva essere coraggioso e aggredire la situazione emergenziale che stiamo vivendo. Per queste ragioni non mi dilungo ulteriormente, preannuncio il mio voto contrario. Grazie consigliere Di Pippa. Prego, le passo subito la parola. Prego. Allora, di solito se uno mette qualcosa in più, prevede qualcosa in più che poi non riesce a realizzare, viene accusato di aver voluto esagerare. Noi siamo stati, ritengo, seri, onesti intellettualmente, e abbiamo detto queste sono le nostre priorità e ci impegniamo a far fronte a queste priorità. E voglio sottolineare, perché il consigliere Di Pippa certe cose le ha dette nel suo intervento e ho lasciato correre. Ora le ha ripetute pure in dichiarazione di voto. Allora, dire bugie non è consentito. Non è vero che abbiamo stanziato meno soldi per le fasce deboli. Indipendentemente da dove si trovi o non si trovi l'assessore dei servizi sociali, che con il consigliere Di Pippa dialoga perfettamente quando vogliono, forse non si sono messi d'accordo sulla partenza, sul rientro, che di certo non ha comunicato a me. Ma sulla questione buoni pasto, noi buoni pasto c'è il problema in provincia con i dipendenti e con i sindacati, c'è una confusione non indifferente. Allora, sulla questione buoni spesa, non è vero che non sono stati stanziati i buoni in questa seconda tornata. Il tema è che ci sono ulteriori richieste e quindi c'è bisogno di far fronte con ulteriori stanziamenti, cosa che stiamo facendo. Attenzione, perché poi se dobbiamo dire le cose dobbiamo dire con serietà, perché se mi va bene pure il discorso di Vito Perrone, dice certo non siamo perfetti, dateci dei suggerimenti, dateci consigli, noi se sono buoni li accogliamo. Bene, questo è un modo di fare serio. Però dire, torniamo indietro, che va tutto male, che non ci sono spese per investimenti, quando stiamo facendo scuole nuove, canili nuovi, ville nuove, cioè no, non stiamo investendo. E dove lo vedi non stiamo investendo?
I 100.000 euro in meno che trovate in bilancio sono di soldi che lo Stato non ci sta dando, perché ci ha dato 100.000 euro in più l'anno scorso. Speriamo che ce li ridia quest'anno, ma nel corso dell'anno. Oggi non li possiamo prevedere, sto sbagliando qualcosa, dottoressa, oggi non li possiamo prevedere nel bilancio di previsione, quelli che ci darà a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, lo Stato. Va bene? Allora, i concorsi, scusate, di grazia. Non devo fare lo sponsor degli uffici, non me ne frega niente. L'ufficio personale ha fatto partire concorsi da istruttori amministrativi, da geometri e da vigili urbani. Hanno fatto le prove preselettive, credo. Sì, siamo alla fase delle prove preselettive, già finite, ultimate. Quindi poi c'è la prova scritta e c'è la prova orale, giusto? Non è così? Cioè, ragazzi, noi abbiamo fatto le prove preselettive. Dire che i concorsi, l'amministrazione non vuole fare i concorsi. No, aspetta, le unità in meno non sono neanche giuste quelle. Perché, fermati, c'è la vecchia dotazione organica, che vado a memoria, è di circa 150 posti, è stata rivisitata dal Ministero sulla base di una serie di, coefficienti, ed è, credo, stata portata, sto andando sempre a memoria, a 117. Indebitamento. Bene. Se abbiamo da fare una transazione con il professor dell'Aquila per una scelta sbagliata del passato, o mandiamo il comune in dissesto o facciamo una transazione e ci indebitiamo. Non è che abbiamo tante strade. Però anche su questo, siccome viene ripetuto in continuazione questo aspetto, siccome si danno numeri all'otto, noi qualche seduta fa abbiamo approfondito questa tematica, ma credo che sia opportuno a breve riprendere la discussione e provare a chiuderla definitivamente. Voglio finire in due secondi. Allora, non è vero che non stiamo facendo nulla sulla mobilità. Ragazzi, stiamo realizzando la pista ciclo pedonale di cui da anni a Castellaneta si discute. Ne abbiamo parlato qui quando è venuto il presidente Emiliano a firmare la convenzione sul crollo, quando la regione ci ha dato i famosi 2 milioni di euro. Noi qui abbiamo parlato della pista ciclabile, la stiamo realizzando. Qualcuno mi dice che non stiamo facendo niente sulla mobilità. Due giorni fa abbiamo parlato di velostazione, abbiamo approvato una modifica al PAIS per poter candidare il progetto alla velostazione. È partito ieri sera, stamattina, il progetto e lo stiamo candidando a finanziamento. Non facciamo nulla sulla mobilità. La svendita dei beni del patrimonio comunale, i lidi, la stima. Non, allora, innanzitutto la procedura non è stata revocata perché lo ha detto Di Pippa o qualche scienziato nucleare che voleva forse essere, averlo in regalo il bene senza neanche capire che ci sono dei momenti di evidenza pubblica da scontare. Vabbè, ma mettiamolo da parte questo. Sono stati gli stessi gestori che hanno, in particolare del Valentino, che hanno lamentato che nel bando non erano stati riconosciuti che sopra relazioni e quant'altro. Quindi sulla base di una serie di note, di una serie di note arrivate anche dai privati, l'ufficio ha ritenuto di revocare il bando, secondo me correttamente. Questo mi viene detto dall'ufficio. 1, 2, 2, 2. Svendita. Per parlare di svendita, se vogliamo essere seri, ripeto, io stavo lasciando passare, però siccome poi ripetiamo sempre le stesse cose, diventa anche fastidioso. Per parlare di svendita ci deve essere una stima fatta da Tizio, da un tecnico incaricato da Dalò, che dice 10, poi deve venire la Commissione europea e deve dire attenzione, questo non vale 10, questo almeno lo devi mettere in vendita a 100. Allora, lì è certificata. Che stai tentando di svendere un bene, ok? Svendita significa venderlo sotto costo. Il sottocosto però lo dobbiamo determinare in questa maniera.
tu hai fatto una stima di 10, invece deve essere inequivocabile che vale 100 per poter parlare di svendita. Fermiamoci. 1, 2. Ammettiamo per un momento che si stia, come dire, l'ufficio stesse vendendo a una somma troppo bassa. Ma non è che lo sta affidando direttamente, sta facendo un'evidenza pubblica. Quindi se io voglio vendere questa sede comunale per 10.000 euro e lo metto a base di gara, se vale 1 milione di euro, verrà qualcuno che offrirà 1 milione di euro, o no? Quindi la stima iniziale, ammesso e non concesso che fosse troppo bassa, comunque doveva scontare un passaggio successivo che si chiama evidenza pubblica, bando, gara, e quindi in quella sede chi vuole offrire di più offre. Detto questo però, e sono stato chiaro nella prima fase perché non voglio dilungarmi perché ognuno di noi ha una serie di impegni e siamo a mezzogiorno. Detto questo, io ho anche chiarito che è opportuno, e l'ho detto prima nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, ho anche chiarito che è opportuno a questo punto, così persone che sono senza fenud e vanno soltanto parlando in giro, si mettono l'anima in pace, ho detto all'ufficio, e non mi riferisco, voglio dire, a chi sta in quest'aula, ma a chi è abituato a scrivere in continuazione, senza capire quello che scrive, ho detto all'ufficio, devi andare ogni volta, lo ripeto, all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia del Territorio, a farti fare la stima. Detto questo, cosa possiamo fare più noi? Cioè, ragazzi, su questo che ci dobbiamo confrontare, se vogliamo essere seri. Benissimo, allora, no, nel 2016 c'è stato un piano, vedi, a te sfugge un passaggio, perché parlare col senno di poi è comodo a tutti. Nel 2016 noi eravamo sull'orlo del dissesto. Io avrei notato che non sto parlando sempre del crollo, delle cose, sennò sembra che mi voglia incensare da solo. Noi venimmo in quest'aula, alcuni c'erano, tu e altri della mia maggioranza, non c'eravate, ma alcuni c'erano. Venimmo in quest'aula e dicemmo, dobbiamo evitare il dissesto, perché i nostri interlocutori, con tutto il rispetto, i miei interlocutori non erano quelli dell'opposizione, era la regione ed era il governo, in particolar modo il Ministero dell'Interno, che mi dicevano, ma voi state chiedendo fondi, state chiedendo finanziamenti, nel caso della regione da restituire perché non erano a fondo perduto. Avete garanzie, avete patrimonio, che cosa avete? E noi facemmo fare una stima di tutti i nostri beni. Stime, ragazzi, che non è vero, già ci dice qualcuno che parla vacante, che non è vero che sono troppo basse, però, siccome può sembrare la difesa d'ufficio da parte mia di Dalò, di Tizio, di Caio, di Semproni, facciamocele fare dall'Agenzia delle Entrate. Ma tutti quei passaggi consumati rispetto al patrimonio comunale nel 2016, e io c'ero e piangevo dalla mattina alla sera per trovare una soluzione che consentimi, ho trovato, tutto quello che è stato fatto in quel momento era per dimostrare, perché sono convinto che così sia, non è che abbiamo detto il falso, per dimostrare che il patrimonio del comune di Castagnetta è un patrimonio di tutto rispetto, e fu fatta una stima sicuramente non per difetto, consentimi, sicuramente per eccesso. Detto questo, e mi fermo, va bene quello che dici tu. Ogni volta che dobbiamo alienare qualcosa è opportuna una stima terza, così tutti ci mettiamo l'anima in pace ed evitiamo di defastidio. Va bene? Perché la prima volta l'ho sentito parlare, la seconda volta ho sentito che hanno scritto, la terza volta in consiglio, la quinta volta in consiglio, ma basta. La situazione è questa, ok? E stiamo benissimo, rispettando la legge, ok? Grazie, Presidente. Prego, consigliere. Di Pippa, ascolta, posso dirti una cosa? Vedi, ti posso rispondere in maniera che non ti aspetti, nella maniera che non ti aspetti, consenti. Se tu vieni e dici, guarda, sindaco, è opportuno che queste stime vengano aggiornate? Io ti dico sì, va bene? Se invece diciamo che stiamo regalando, stiamo svendendo, io ti dico no,
perché ti ho spiegato molto elegantemente, e qualcuno ha capito evidentemente, molto elegantemente, che le stime sicuramente non sono state fatte per difetto. Quindi l'obiettivo non era la svendita, è chiaro? Ah, l'ho spiegato. Quindi se tu mi dici li aggiorniamo, la risposta è sì. Se tu mi dici stiamo svendendo, assolutamente no. Assolutamente no, e ti ho detto ehi, no, fermati, ascolta, io ti dico che allora, lascia tutto quello che ti ho detto sul piano fatto nel 2016, ma oggi con il mercato che c'è in costante ribasso per l'emergenza, tu sei convinto di prendere più di quanto abbiamo stimato? Allora voglio dire, fermati, io prendo come riferimento e ti seguo quello che mi dirà l'Agenzia delle Entrate, ma non ti seguo più, né te né altri, ma parlo con te perché stai in consiglio, perché altri sono senza fenuto e vogliono solo dare fastidio. Io ti seguo nel momento in cui mi chiedi chiarimenti, te li do, mi dai suggerimenti, se accoglibili li accolgo, va bene. Ma dire che non va bene niente, e scusami, non l'ho detto io, te l'ha detto Walter Rocchira, che, come dire, è persona risaputamente, si può dire, che è risaputo che sia molto più moderato e pacato di me. Ma si può fare una campagna pubblicitaria dicendo Castellaneta bandiera nera? Cioè ragazzi, ragazzi, ma fai un danno al paese. Ti dico una cosa, ascolta, scusate, la differenza, la differenza fra me e te sta solo in questo. Quando anche fosse vero, ti sto dicendo, quando anche fosse vero, è vero, non è, è vero, non è, quando anche fosse vero, io, se anche ci fossi il mio peggior nemico a governare il comune, farei il casino qua, farei le barricate, mi incatenerei, tutto quello che vuoi, e lo condivido, lo accetto, va bene, la battaglia poi. Ma fare una campagna pubblicitaria su Facebook e su tutti i mezzi di comunicazione dicendo il mio paese è da bandiera nera è una cosa di cui dovresti vergognarti. E il problema tuo è che l'ozio è causa di vizio. Non ti dico più quello che ti dissi l'altra volta, se no mi denunci di nuovo, ma il concetto base è quello. Se tu avessi qualcosa da fare, eviteresti di fare questi danni al paese. Punto. Consiglieri Pippa. Che cosa? Rovinando l'immagine del paese. Rovinando l'immagine del paese. Ma va. Sì, noi l'abbiamo rovinata. Riapri la discarica. Allora. E ho tolto. Allora. Scusate. Consigliere Di Pippa, non si agiti perché non registra. Allora, per concludere questo momento di nervosismo, prego consigliere Tanzarella, chiuda velocemente con pace, per piacere. Grazie Presidente. Come al solito il sindaco è sempre molto analitico e nei dettagli. E io penso che questo paese la ricorderà in futuro, perché si è trovato al momento giusto, nel posto giusto per risolvere alcune problematiche. Credo che se lei non fosse stato presente in questo periodo, noi probabilmente adesso non saremmo neanche seduti in quest'aula. Quindi è un complimento personale, ma credo da parte di tutta l'amministrazione. Io devo dire personalmente sono abbastanza soddisfatto sulle previsioni, sul bilancio previsionale che andiamo ad approvare. Lo vedo molto realistico, anzi sarei stato meno soddisfatto se avessimo inserito delle cose da sogno, perché credo che non sia il momento giusto, e credo anche che dà dimostrazione del fatto che questa amministrazione alla fine del proprio compimento non lascerà problematiche future, ma ha lavorato per risolvere molti, molti problemi, e in parte ci è riuscita, ci sta riuscendo, quindi io sono molto contento, anticipo il mio voto favorevole al bilancio previsione, grazie.
Grazie consigliere Tantarella, prego consigliere Cassano. Prego, può parlare. C'è tutta questa bandiera nera per Castellaneta, obiettivamente non la vedo. E te lo dice uno che per 6 mesi è stato sempre a letto e mi guardavo la televisione. Beh, ti dirò, per una decina di volte ho avuto il piacere di vedere Castellaneta. Una mattina, per caso, c'era Iacchetti, io non sapevo neanche, c'era Iacchetti e non sapevo neanche che avesse preso un premio qui a Castellaneta. E ha fatto il panegirico di questo paese. Poi bevi l'acqua, poi c'è stato Rai 1, poi quello della campagna. Ma tutto questo interesse per questo paese, te lo sei spiegato di Pippa? Dove vedi tutto questo? Ma ti rendi conto che da quel dove sei seduto tu nel 2000 il dissesto? No, prima quando c'era ancora Rocco, che l'amico De Bellis e Rocco Loreto, con tutta la gente che c'era, gridava dissesto, e lì c'ero io e Carletto Nardulli, che era il presidente del consiglio, a dire: ma voi siete pazzi, sapete che cosa significa un dissesto per un paese? Dissesto, questo significa non voler bene questo paese. E quindi non è bello che tu metta una bandiera nera per dire che cosa. Dove vedi questo cose negative sul paese? Cioè io non riesco a capirlo. Se c'è tutta la volontà di lavorare, si stanno ottenendo parecchie cose. Ai tempi miei io facevo le lotte per la discarica. E lì veramente c'era da battagliare. Non ho messo mai niente. Ci sono andato di persona. Quando tutti dicevano la discarica è bella, è buona. Ecco perché non capisco. Io posso capire la tua opposizione, posso capire anche le tue ragioni, però arrivare a mettere una bandiera nera per dire qui non c'è niente, non lo ritengo serio. Voterò a favore, naturalmente. Grazie consigliere Cassano. Possiamo passare allora alla votazione? No, vuole intervenire? Salta la mano per cosa? Questa? Ah, sei già partito con la votazione. Ok. Allora, meno male che Perrone è sempre avanti. Allora, votiamo per l'approvazione del documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2021-2023. Per alzata di mano, favorevoli? Contrari? 2+2 da casa? Votiamo per l'immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Bilancio approvato. Grazie a tutti, la seduta è sciolta.